Ciao amici! Ciao! Buonasera! Buonasera a Buonasera! tutti! Salve, benvenuti, benvenuti a questa serata di divulgazione scientifica, come sempre da Ginevra, dalla sede Keno Svizzera di Keno Bizboch Production. E in particolare, stasera parleremo del CERN, insomma, come l'avrete capito dalla quantità di caciara Ma che sei stiamo ignaro, ma facendo. lavorai al CERN per caso? Dalla quantità di caciara, grazie subito Enui per i beat. Grazie. E siete veramente tantissimi. E niente, abbiamo veramente tante cose da dirvi, tanto materiale da mostrarvi. Allora, comincio innanzitutto col dirvi che tutto il materiale che vedrete stasera, diciamo educativo e quant'altro, in termini di video, ci è stato fornito dal CERN. E quindi i credits vanno al CERN. Quindi sono materiali ufficiali, appunto del servizio di outreach, di education del CERN. E ci hanno gentilmente concesso di utilizzarli. Tranne due cose, che vi diremo espressamente quali. Esattamente. Ok, allora, innanzitutto per chi non ci conoscesse, ci presentiamo un secondo. Anzi, facciamo così: presento direttamente io. Allora, Attilio Picazio è un postdoc, laureato in fisica delle particelle, postdoc attualmente impegnato con un postdoc all'Università del Massachusetts, che non so mai come pronunciare, e in particolare lavora all'esperimento ATLAS, di cui parleremo più tardi. Poi c'è Flavio Collatera Pisani, che probabilmente già conoscete, dottorando dell'Università di Bologna, sempre al CERN, presso in particolare l'esperimento LHCb. Poi c'è Daniele Vitturini, Ciao, che è che qui mi dietro, decidi? che laureando in Università di Ginevra, Ecco. sta scrivendo la tesi Tesi. su Atlas, Sì, con sempre. Ala, stesso. Esatto, con Atlas, quindi lo stesso esperimento di Attilio. E poi ci sono io, Antonio Bellotta, sono laureato in fisica e ho lavorato per 5 anni al CERN, proprio per il CERN direttamente, e ora faccio altro. Però insomma, Altro. ci sta. Lavora con l'Università Politecnica di Losanna, che è una delle migliori università del mondo. Insomma, cioè, Vabbè, insomma. modesti ragazzo, ma non è. Allora, Diciamocelo. detto questo, poi giusto un paio di parole su. Qua vicino a te. Sì, Ci stai? Daniele, tu Guardatemi, da dietro devi qua. sempre urlare per parlare. Allora, cos'è Keno Bizboch? Allora, Keno Bizboch, allora, siamo innanzitutto, diciamo, un collettivo di streamer in particolare. Ci occupiamo tipicamente di retro gaming, come probabilmente avete imparato a conoscerci. Ma negli ultimi tempi stiamo facendo queste serate di divulgazione scientifica, perché pensiamo, insomma, che Twitch sia anche il posto giusto per fare questo tipo di cose. E quindi questo è BitBang, è il nostro format. Abbiamo dedicato 3 serate nel corso degli scorsi mesi al mondo dello spazio. E poi abbiamo detto: vabbè, insomma, visto che ci sembrava fossero andate bene, perché non affrontare l'argomento che conosciamo meglio, ecco, visto che ci abbiamo lavorato. E da qui il CERN. Quindi, insomma, nel caso. Insomma, se vi va, se passate di qui per caso, lasciateci un follow se vi piace quello che facciamo. Ok, stasera un po' due parole su quello che faremo stasera. Racconteremo il CERN, ecco, partiremo dalla sua storia, le sue funzioni e i suoi obiettivi. E poi passeremo a darvi qualche un'infarinatura di fisica delle particelle, giusto per capire le cose, prima di passare a parlare delle macchine acceleratrici, che poi sono il vero cuore del CERN, cioè è quello che alla fine costruiamo, ecco, lì. E poi, infine, passeremo a parlare degli esperimenti che avvengono al CERN, e infine le ricadute tecnologiche, cioè come tutto questo di fatto poi ci aiuta anche nella vita di tutti i giorni. Ok, allora, rispetto a una serata normale, vi avviso anche che interagiremo un po' meno con la chat, per ovvi motivi, insomma, per evitare di interrompere troppo il flusso di cose che ci piacerebbe dirvi. Fabio, Keno Bizboch, che vedete in chat, che appunto lui detiene il controllo dell'account in questo momento, raccoglierà via via, voi sentitevi liberi di fare domande, lui raccoglierà via via le migliori domande e poi ce le proporrà quando noi diremo, vabbè, prendiamoci un attimo una pausa e rispondiamo a due domande, cercheremo di farlo al nostro meglio. Siamo anche dotati di una simpatica lavagnetta. Ok, che è fatta così, che ci permetterà di scrivere cose. Ora non le vedete, però insomma, dopo ci permetterà di scrivere e annotare robe. Allora, direi che ho già parlato abbastanza, ho già fatto una testa di chiacchiere così. Direi che è il caso di iniziare. Ok, dunque, per iniziare, allora innanzitutto facciamo così. I titoli non ci servono più, ma ci serve forse che vediate le nostre brutte facce, che sono qui. Ci Fantastico. serve, ma è una parola grossa. Allora, un saluto a tutti voi in chat. Ciao Vicious Avalon, ciao Elgerva, ciao Jax, ciao Franziska, ciao Ublaze, ciao Lomus Vobis, e via
e via dicendo, purtroppo ho perso molti di voi. E direi che iniziamo subito con la storia del CERN, ok? Allora, la storia, abbiamo recuperato alcuni filmati dagli archivi del CERN che state vedendo in questo momento. E questa è probabilmente una delle primissime testimonianze filmate appunto della storia di questa istituzione. Sostanzialmente qui quello che vedete sono i fisici, le menti, ma anche i politici dell'epoca che diciamo si sono incontrati in qualche momento intorno agli inizi degli anni 50 per discutere appunto della creazione di questo centro di ricerca. Centro di ricerca che, ricordiamo, è nato proprio dalle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e voleva essere, ricordiamo, Seconda Guerra Mondiale che si era conclusa grazie o purtroppo all'uso di armi atomiche, quindi è nata anche come soprattutto come un modo per poter imbrigliare non l'energia, ma quanto gli studi sull'atomo per un bene comune, che potesse essere comune a tutte le nazioni, quindi sia quelle, come dire, vincitrici della guerra, ma anche quelle che uscivano ovviamente da perdenti, fra cui ovviamente in parte l'Italia e soprattutto la Germania. Infatti, se non erro, il CERN è stata la prima istituzione internazionale ad accettare come completo pari al proprio interno anche scienziati tedeschi. Qui ora scorrono delle immagini della costruzione, anzi non so se sono già passati, ma si vedono anche dei fisici molto famosi. E per il resto, e quindi niente, insomma, queste poi sono a noi fanno un po' tenerezza perché avendo vissuto lì, vi faremo vedere poi come ora, diciamo. Sì, ora volevo, qui c'è, allora, qui questo signore che vedete qui è Oppenheimer, ovvero il, come dire, è brutto di, era il capoprogetto del progetto Manhattan. Cioè, quindi, il progetto Manhattan, spieghiamo, è il progetto americano che poi ha portato alla costruzione della bomba atomica. Ovviamente questo non c'entra niente con l'energia, però ovviamente in quanto scienziato illustre ed esperto di fisica subnucleare era stato chiamato, infatti lo vediamo proprio nei documenti ufficiali. E un po' dopo si vede anche Niels Bohr, eccolo qua, quello là famoso che, insomma, avete studiato anche a scuola. L'atomo coi cerchietti. Quello dell'atomo coi cerchietti, sostanzialmente. Allora, diciamo, contestualizziamo un po' magari il periodo storico, no? Abbiamo finita la Seconda Guerra Mondiale, la ricerca in fisica delle alte energie e delle particelle in Europa non era più leader mondiale. L'America aveva preso prepotentemente il posto dell'Europa nell'ambito della ricerca e quindi cosa succede? Succede che i migliori fisici europei, quindi per esempio abbiamo il nostro Amaldi, abbiamo Heisenberg, abbiamo Rabi, abbiamo tutta gente, diciamo, abbiamo Fermi. Fermi purtroppo morì lì, stava già male, morì poco dopo, e non prese attivamente parte, diciamo, comunque sicuramente avrebbe apprezzato. Decisero di riportare la ricerca europea al primo posto nel mondo. E per fare questo si resero subito conto che serviva uno sforzo collettivo, quindi che tutti gli stati che erano interessati dovevano mettersi insieme e costruire un unico grande laboratorio, che sarà poi il CERN. CERN, che sta per Conseil Européen della Recherche Nucléaire. Quindi è consiglio europeo per la ricerca nucleare, ok? Di cui oggi di nucleare non c'è più nulla, però vabbè. E nasce appunto all'inizio degli anni 50. In particolare vengono firmati i primi accordi fra il 52 e il 53 e coinvolge 22 paesi, in cui troviamo la Francia, la Svizzera, l'Italia, la Germania, il Belgio, la Danimarca, la Norvegia, la Svezia, l'Olanda, la Grecia, il Regno Unito e la Jugoslavia, che oggi non esiste più, però all'epoca era stato fondatore del CERN. Appunto questi 22 paesi si mettono insieme, riescono a ottenere il patrocinio da parte dell'UNESCO e decidono di ratificare la convenzione che poi scaturirà la nascita del CERN. E devono anche decidere, diciamo, dove costruirlo questo centro. In particolare, vista la neutralità della Svizzera e la sua posizione centrale in Europa, decidono di costruirlo a Ginevra. Quindi prendono questo pezzo di campagna svizzera degli anni 50 in cui non c'era assolutamente nulla, a 7-8 km da Ginevra, e decidono di costruire lì il più grande laboratorio di fisica esistente all'epoca e esistente ancora oggi. In realtà poi il territorio del CERN è, diciamo, è in parte in Francia, in parte in Svizzera. Anzi, la maggior parte è in Francia. E in Svizzera c'era un'altra cosa, cioè c'era la Società delle Nazioni, cioè le Nazioni Unite avevano già sede a Ginevra, quindi sembrava una scelta naturale istituire un'altra organizzazione internazionale in questa nazione che era già pratica con questo tipo di
di organizzazioni. E ricordiamo, appunto, è nato come centro per la ricerca di base, ovviamente, nel senso che vuol dire che alla fine al CERN si fa ricerca per fare ricerca, cioè non ha alcuna applicazione effettiva, ma poi sono state chiare da lì a poco tempo che sostanzialmente la cosa avrebbe avuto delle ricadute tecnologiche pesanti per l'intera società, cioè tecnologie sviluppate all'interno del CERN per cercare particelle sarebbero poi diventate, come dire, parte integrante della vita di tutti i giorni o comunque di situazioni particolari. Diciamo che il CERN ha delle missioni fondamentali, tra le quali, diciamo, la ricerca, la fisica di base è una di quelle più importanti, ma lo sviluppo tecnologico, l'educazione, cioè quello che noi stiamo facendo stasera, oltre a essere un simpaticissimo hobby e una cosa che speriamo vi piaccia, è una delle missioni del CERN. Cioè il CERN, sì, ha molto piacere che si parli del CERN, che si faccia divulgazione, che si diffonda praticamente il sapere scientifico, perché sapere è potere. E diciamo, l'educazione è fondamentale per avere delle civiltà che funzionino in maniera decente. Esatto. Il CERN, per esempio, è visitabile, bisogna prenotarsi, perché ovviamente ci sono dei problemi logistici, perché c'è molta gente che vuole visitare il CERN, ma in media ogni settimana ci sono centinaia e centinaia di studenti e anche singole persone che vengono a visitare il sito. E il CERN, appunto, fa formazione per delle guide interne. Io, per esempio, sono guida del CERN, anche a Tirio. Per, appunto, portare classi di studenti che magari di fisica, ma non necessariamente, anche studenti del liceo o semplicemente gente che... Anche delle medie. Sì, gente che viene e vuole visitare il CERN, sì, per fargli vedere com'è dentro, cosa succede, com'è vivere in un laboratorio. E un'altra missione del CERN è quella di, appunto, proporre un ambiente cosmopolita con moltissime culture, moltissime nazionalità diverse, un'organizzazione internazionale, appunto, ha lo stesso status dell'ONU, diciamo, a livello di burocratico, un'organizzazione internazionale, e appunto quindi voi vi potete trovare in questo ambiente a mensa, dove trovate moltissime persone di ogni religione, di ogni etnia, che parlano insieme a pranzo di fisica, ma non solo, perché comunque sì, i fisici sono la scienza abbatte tutte le barriere, come in tutti i laboratori, esatto, del mondo. Tra l'altro è interessante perché poi negli anni 70, potete immaginare, durante la Guerra Fredda, c'erano un po' di, come dire, discrezi ovviamente fra americani e russi, però il CERN è sempre rimasto neutro, cioè nel senso era comunque un posto sicuro in cui gli scienziati provenienti da tutto il mondo potevano andare, insomma, a patto ovviamente di avere una ricerca da presentare, qualcosa da fare, e anche per quello che poi ha lo status diplomatico, no? Per poter permettere a tutti di stare lì senza problemi e senza rogne, in buona sostanza, quindi proprio una missione di pace. Tra l'altro viene questa scena del robot che a me fa morire, perché ha del Hitchcock, no? Sì. E pensare che questo comunque è un filmato, penso, di anni 60, 60 e già, 70, forse. Già c'erano questo tipo di dispositivi, sostanzialmente, e già esistevano. Tra l'altro ora si collega subito qui, perché qui vedete questi erano i primissimi metodi che venivano utilizzati sostanzialmente per ricostruire le particelle. Magari questa è una dottoranda. Magari una dottoranda, esatto. E queste, i cavi, chiedo scusa, non i cavi, ma le lastre fotografiche con le emulsioni, diciamo, che venivano dai rivelatori di particelle, poi venivano analizzati in quel modo, a mano, ecco, col microscopio, misurando le tracce e quant'altro. Però ne parleremo dopo, poi in dettaglio. Qua venivano addirittura scansionate, quindi immaginate, già esistevano degli scanner per questa roba e per immagazzinare i dati. Quello che vedete in questo momento invece è probabilmente il primo centro di calcolo del CERN. Quindi, sì, una delle prime versioni. Una delle primissime versioni. Guardate quei CRT tondi a oblò, che sono bellissimi. Ovviamente lo storage dei dati veniva fatto su un nastro, perché era impossibile, non esistevano memorie fisiche in grado di contenere tutte quelle informazioni, quindi venivano fatti su un nastro. Queste erano le stampanti che generavano i listati, quindi sostanzialmente i risultati delle operazioni, perché era molto più comodo così piuttosto che mostrarle su un monitor. E qui vediamo il tizio che sostanzialmente sta andando a girare proprio la bobina, sì, perché probabilmente quel programma ha già girato, è finito, e quindi come un disco andava rimesso a posto, no? Anzi, qua addirittura corre, c'è la scenetta che ora lo tozza. E qui invece già, penso, questa un po' prima... la mensa del CERN, che
per noi che ci siamo stati non è cambiata molto, cioè si riconoscono, no, i luoghi. Si riconoscono, tra l'altro si vede è che fumano dentro, a me mi fa morire, vedete gli scienziati. Ora ovviamente non si può. Ora ovviamente non si può. Adesso c'è Flavio che urla. Esatto. E qui stanno giocando a scacchi e fra qualche secondo mi sa che parte un documento che abbiamo scoperto per caso, ma ci ha fatto scoppiare la testa. Questo è probabilmente il filmato di una delle primissime feste al CERN. Ok, questa è sempre la... mensa, ed è probabilmente in qualche momento degli anni 60, perché non siamo riusciti a ricostruire per bene cos'è, era una delle primissime feste che era stato organizzato, perché insomma c'è anche questo elemento sociale poi all'interno del CERN, altrimenti diventa, come dire, diventa un po' pesante. Sì, è ma cosa, infatti l'abbiamo scoperto random e ci è piaciuto tantissimo. E quindi niente, insomma, questo pensiamo di avervi dato un po' un'introduzione generale. Un'introduzione generale a quelle che sono, quella che è la missione del CERN. Queste sono le bandiere che sono rimaste fuori al, come dire, all'ingresso. Fuori all'ingresso del CERN e che simboleggiano, cioè una bandiera per ogni nazione che fa parte del consiglio del CERN, appunto, dove la CERN sta per... Ora sono, erano 22 all'inizio, ma ogni... No, erano 12 esatto. All'inizio, ora sono 22. Esatto, ho detto 22 prima, scusate. Non fa niente, erano 12 all'inizio, ora sono 22. Se ne sono aggiunte tante nel corso degli anni. Comunque, un altro punto fondamentale da dire è che, allora, il CERN è un'organizzazione europea, cioè... Tutti quanti, solamente stati europei possono essere stati ufficialmente membri dell'organizzazione, mentre, diciamo, altre nazioni hanno degli status differenti. Considerate che al CERN, per la costruzione dell'acceleratore di particelle che abbiamo adesso, ci sono stati investimenti anche da nazioni che non sono direttamente all'interno degli stati membri. Una di queste nazioni, per esempio, sono gli Stati Uniti d'America, che hanno investito qualcosa come $1 miliardo, ed è probabilmente il primo caso in cui gli Stati Uniti d'America hanno versato una somma così ingente in un'organizzazione nella quale fondamentalmente non hanno diritto di voto e di veto. Cioè, se il CERN avesse deciso di devolvere quei soldi per costruirci aiuole e fontane, avrebbero potuto farlo. Quindi... è un posto abbastanza particolare. Diciamo, vabbè, gli Stati Uniti ovviamente hanno un peso politico diverso, quindi non saranno mai stati membri del CERN. Però, per esempio, il direttore generale precedente è Fabiola Gianotti, ma ora non so, non ci ho parlato con Fabiola Gianotti, ma probabilmente la pensa così anche lei, non lo so. Comunque, col direttore generale precedente ci fece una presentazione a quello presente e disse: la E di CERN sta per europeo, ma io sto cercando di battermi affinché la E di CERN diventi everywhere, quindi ovunque. E infatti si sono negoziati per fare diventare membri del CERN anche stati che non sono europei. Vabbè, il discorso degli Stati Uniti ovviamente è molto diverso, perché... Comunque, come si partecipa al CERN? Sì, bisogna, diciamo, firmare una... e poi bisogna, diciamo, si versa una quota di soldi che è proporzionale al prodotto interno lordo degli stati. In particolare, l'Italia versa 60 milioni di euro l'anno. Noi siamo 60 milioni di cittadini italiani, quindi considerate che ogni cittadino italiano versa un euro all'anno. Quindi il CERN ci costa esattamente un euro, un caffè all'anno, che diciamo cercheremo di dimostrare che è ben speso. Considerate, vabbè, ve lo diciamo dopo. Non fatemi fare lo spoiler. Ok, no, allora, questo era un po'... Fabio, fantastico. Allora, questa era un po', diciamo, un'introduzione storica. Eccoci, ci andava un attimo di contestualizzare la missione del CERN, che spesso è poco chiara e quant'altro. In realtà è, come dire, un'iniziativa, ecco, un'iniziativa molto importante per tante ragioni al di là di quella della ricerca. Ecco, ci andava un attimo di puntualizzare questo. Direi che possiamo passare invece alla fisica dura e pura, cioè provare a parlare un poco e dare un po' di rudimenti di fisica delle particelle, no? Per poter introdurre poi gli argomenti che andremo a trattare. Per fare questo, sempre altro materiale del CERN, se vi va, questo è il modello standard. Sostanzialmente questa è la teoria base della fisica delle particelle, almeno per come la conosciamo ora, e queste che state vedendo comparire a schermo così sono, come dire, tutte le varie particelle che costituiscono tutta la materia che conosciamo fino ad ora. Ecco, allora, adesso vi faccio fare un attimo un balzo. Allora, il modello standard è una teoria che è stata, diciamo, coniata negli anni 70 e, diciamo, ha avuto conferme sperimentali che
nel 1984, diciamo anno dopo anno ha avuto continue conferme sperimentali. Non è la teoria che spiega tutto, ma spiega una buona parte dei fenomeni che si possono vedere a livello subatomico. Diciamo, da dove viene l'esigenza di creare il modello standard? Dagli esperimenti di Bohr, Rutherford, eccetera, eccetera, i fisici hanno iniziato a studiare la materia, l'infinitamente piccolo, perché hanno iniziato a saper costruire gli acceleratori di particelle. Con gli acceleratori di particelle hanno iniziato a guardare all'interno della materia e hanno scoperto che la materia in realtà era formata da tante tante particelle. Alla fine degli anni 70 il numero di particelle che erano state scoperte era veramente enorme. Quindi i fisici iniziarono a chiedersi, ma cioè, avrà fine questa catalogazione di particelle? Questo zoo di particelle. Poi il fisico è pigro, non se le vuole ricordare, esatto, tutte le particelle. Allora, praticamente i fisici cercavano di capire cercavano di trovare un nesso tra queste particelle, cercavano di capire quali erano le caratteristiche di base che le caratterizzavano. E quindi, diciamo, il modello standard è quello che abbiamo capito. Quindi abbiamo capito che in realtà gran parte delle particelle che vediamo, in realtà le particelle che noi facciamo esperienza tutti i giorni sono protoni, neutroni ed elettroni. Ok, quindi adesso Antonio vi fa un bel cerchietto intorno a questi due che sono quelli che noi chiamiamo quark, da cui anche il nome della trasmissione di Piero Angela. E in realtà la parola quark viene veramente dall'Ulisse di Joyce, che dovrebbe essere un suono onomatopeico, quindi è un nome puramente a caso. I quark sono fondamentalmente i costituenti, i mattoncini fondamentali che costituiscono i protoni e i neutroni. Ok? In realtà un protone è formato da due quark up. Disegni. Ok, su. Ci faccio un protone. Lei. Facci un protone. Ah, devo fare proprio il protone. Esatto. Da due quark fai due fai U. U e poi un D. E poi ci fai un cerchietto attorno. Ok. Un bel cerchietto. Ok. E questo è quello che noi chiamiamo il nostro amico protone. Il neutrone invece c'ha due quark down e un quark up. Evitiamo di disegnarlo, ma potete immaginarlo. Gli altri due amici che devo fare di questa tabella. Detto? Due down e un up. Ok, va bene. Down e un up. E questo è il neutrone. Okay. Perché? Perché le cariche elettriche di questi soggetti sono cariche semi-intere. Non hanno una carica elettrica di una unità, ma hanno cariche elettriche. Il quark up ha una carica elettrica di 2/3, mentre il quark down ha una carica elettrica di meno 1/3. Quindi se provate a fare la somma, vi viene fuori che il protone c'ha carica 1 e il neutrone c'ha carica 0. Ci troviamo. Le altre sono le cariche, scriviamole. Quelli di sopra sono più 2/3. Quindi questa riga sono tutti quanti più 2/3. E questa è meno la riga di sotto sono tutti quanti meno 1/3. Ok? Sotto invece avete altre. Perché diciamo 2/3 e 1/3? Perché ci facciamo alla carica dell'elettrone. Sì, esatto. L'unità di carica, cioè dell'elettrone. Quindi questo vuol dire che carico 2/3 di un elettrone, questo vuol dire che carico meno 1/3 di un elettrone, quindi è positivo. Okay. Esattamente. Nella tabella di sotto, invece, avete quelli che noi chiamiamo leptoni. Qui non vi so dire da dove è uscita sta parola, però perché si sia leggero. È perché leggero viene da levus, che vuol dire leggero. Ah, bravo, ok. Allora, i leptoni sono quelli più famosi, cioè il leptone più famoso è l'elettrone. Quella che ha carica elettrica meno 1. E poi, associato all'elettrone, c'è sempre un amichetto molto evanescente che si chiama neutrino elettronico. Quindi avete già sentito parlare di neutrini, di tunnel di neutrini e cose del genere. Comunque, questo i neutrini sono particelle fondamentali e magari dopo ne parleremo anche. E se non ci fosse messo in mezzo Fermi, ora si chiamerebbero litroni, probabilmente. Esatto. Allora, in pratica, la materia di cui siamo costituiti è composta solamente da queste particelle qui. Quindi puoi farci un bel cerchietto. Faccio un mega cerchione verde sopra. Esatto. E tutto quello che conosciamo, almeno che tocchiamo normalmente, è fatto da sta roba qui. Esattamente. Solo questa roba qui. Solo questa roba qui. E mi direte voi, e le altre particelle a che servono?
Le altre particelle costituiscono, possono costituire... Dottor Bellotta, lei mi ha fatto un typo, però. Che ho scritto? Guardi l'elettrone. Che ho scritto? Più uno. Più. Eh beh, perché quello è un elettrone e uno. Vabbè, si cazzo. No, è meno uno. Può essere più o meno uno. La carica elettronica è definita. Vai a Francesca. Anyway. Praticamente, le altre particelle sono particelle che alle temperature alle quali viviamo sono instabili. Cioè, appena create, decadono. Quindi le potete formare solamente all'interno di collisioni a altissima energia, in cui concentrate in, una, in un solo punto delle energie molto elevate. Quindi, come le hanno trovate prima di LHC e degli acceleratori? Le hanno trovate studiando i raggi cosmici. Quindi ci sono raggi, particelle ad altissima energia che vengono sparate da fenomeni interplanetari molto molto violenti. Queste particelle ad altissima energia impattano contro... Particelle ad altissima energia sono nuclei di elio, idrogeno, quindi fondamentalmente protoni, neutroni e bla bla bla. Questi si scontrano contro le particelle dell'atmosfera e producono queste particelle che in realtà non alle nostre energie non dovrebbero vivere, non dovrebbero esistere. Quindi diciamo... Quindi diciamo che i raggi che vengono dal cosmo di fatto sono... stato il nostro primo modo, un acceleratore di particelle naturale, perché poi vedremo che diciamo un acceleratore di particelle viene utilizzato per studiare la materia. Esiste un acceleratore di particelle naturale che abbiamo, che si chiama Cosmo. Sappiate, allora, sappiate che praticamente continuamente, diciamo ogni secondo, venite attraversati dal cugino, quello che a me piace chiamare il cugino grasso dell'elettrone, che si chiama muone. Eccolo qua, che è questa particella qui. Questo muone è molto interessante per molti, da molti punti di vista. Una cosa interessante è che, diciamo, per ogni metro quadro di superficie terrestre passa un muone al secondo. Quindi più o meno in questo momento vi sta passando addosso un muone al secondo. Muone, circa, più o meno, un po' meno, però sti cazzi. Esatto, dipende da quanto avete mangiato, ragazzi. Esatto. Se vi sdraiate, so di più. Esatto. Quindi questi muoni sono state le prime particelle, diciamo, i primi raggi cosmici che sono stati rivelati sulla Terra. Quindi la gente dice, ma io, cioè, vedo i protoni, vedo i neutroni, e poi a un certo punto mi arrivano delle cose che non so che cavolo sono, però si comportano più o meno come degli elettroni, solo che se li metto in un campo magnetico curvano di meno, eccetera, eccetera. Quindi la gente dice, magari un elettrone un po' più pesante. In effetti è proprio così. Diciamo, è una particella che ha praticamente le stesse caratteristiche dell'elettrone, ma ha una massa un po' più alta. Quindi, diciamo, queste due tabelle sulla sinistra sono quelli che a me piace definire i mattoni della materia, ok? Mm-hmm. Quindi la materia è formata da queste particelle. Ora, se siete alle nostre temperature, solamente alcune particelle entrano in gioco. Se invece vi mettete all'interno dell'acceleratore di particelle, ne vedete anche altre. Quindi potete produrre particelle più complesse, che hanno una massa molto più elevata, e che considerate che, ad esempio, un quark top, questo qui, ha una massa che è grande, che è più o meno, che è, diciamo, top, 175 volte più grande della massa di un protone. Quindi, vi abbiamo detto, il protone è formato da tre quark. Solamente il quark top, solo lui, ha una massa che è 175 volte quella del come cavolo si chiama? Del protone. Ah, del protone. La massa dell'elettrone invece è 1800 volte più piccola della massa del protone. Ok? Quindi, per il momento, noi abbiamo l'universo che è formato da particelle di materia, e ora dobbiamo trovare il modo per farle stare assieme. Il modo per farle stare assieme sono le particelle sulla destra. Quella... un bel cerchio attorno. Madonna santa su. Io, cioè, non so perché mi hanno messo a me a disegnare, che a faccio me faccio io se vuoi. Mi cazziamo. Però io sono anche peggio, mi sa. E allora meglio che faccio. Almeno mi assumo le responsabilità. Ok. Dopo rispondo alla domanda di Liquid Plumber. Sì, poi le rispondiamo tutte insieme. Poi Fabio le ricordatemelo, perché quella è una domanda bellissima. Allora, queste particelle sono quelle che noi chiamiamo i mediatori delle forze. Allora, diciamo, nella meccanica quantistica, nella fisica quantistica, nella teoria quantistica dei campi, vediamo l'interazione tra le particelle, tra particelle cariche, non come, diciamo, un'interazione dovuta a dei campi, no? Voi sapete che esiste il campo del cellulare, per dirvi. Quello è il campo elettromagnetico. Quello è il campo elettromagnetico, quindi quando andate in giro e cercate il famoso campo, state cercando il campo elettromagnetico. Ma in fisica, in meccanica, in teoria quantistica dei campi, l'idea è stata quella di immaginare
l'interazione tra le particelle come lo scambio di particelle mediatrici. Cioè, fondamentalmente, un elettrone come fa a dire all'altro elettrone che si devono allontanare perché hanno la stessa carica? Semplice. Gli manda una bella particella mediatrice, che in questo caso è il famoso fotone. Fotone. Gli manda un bel fotone. E questo fotone si comporta come un piccione viaggiatore. E gli dice, guarda, elettrone dall'altro lato, da questa parte ci sta un elettrone che si sta avvicinando, quindi tu te ne devi andare, ok? Quindi questo è il modo che hanno, diciamo, è il modo con il quale le particelle, diciamo, questi mattoncini di materia si tengono tra di loro. Perché si scambiano continuamente dei quelli che noi chiamiamo quanti di scambio, che forniscono questa informazione. Quindi magari per formare un protone, questi quark, i quark U, U e D, si scambiano continuamente dei gluoni, quindi ci puoi mettere delle belle G. G. Poi tra l'altro lo vedremo dopo, meglio c'è un'animazione. Sì. Si scambiano dei gluoni e questi gluoni vengono scambiati continuamente e quindi tengono unito il famoso protone e allo stesso tempo tengono unito anche il famoso neutrone. Ora mi direte voi a che serve invece WZ0 e... Quindi ricapitoliamo, allora, giusto per dare un'idea. Vai. Sostanzialmente il 90% di quello che vedete nella vostra vita è causato da, diciamo, questo tipo di fenomeni, no? Di scambio di energia, è causato da roba elettromagnetica, ok? E quindi vuol dire fotoni. Roba elettromagnetica e roba forte. È roba forte. E questa si chiama forza forte, che poi è la forza nucleare. Quindi questa è... Diciamo, le forze che in natura abbiamo, con cui descriviamo la natura e che pensiamo siano la base delle interazioni, sono le forze forti, la forza forte, la forza elettromagnetica, la forza debole e la forza gravitazionale. Mm-hmm. Ora, in questo schema, la forza gravitazionale non la vedete perché la forza gravitazionale si manifesta solo a scale molto molto grandi, ok? Cioè non vi è mai capitato di attirare con la mano, che vi devo dire, lo schermo del vostro computer. Se no siete dei Jedi. Esatto. Però sappiate che la vostra mano attrae anche in maniera molto molto debole lo schermo del vostro computer. Solo che se non siete un pianeta o un satellite, diciamo, difficilmente riuscite a generare forze abbastanza forti. Ma ci vuole. Allora, forza forte sta per forza nucleare forte. Forza forte, perché forza forte? Perché... È la più forte. È la più forte. Ma perché è la più forte? Perché praticamente se mettete assieme due quark U, i due quark U hanno la stessa carica, sono carichi più due terzi. Cosa fanno due particelle con la stessa carica? Si respingono. Però si respingono grazie alla forza elettromagnetica. Quindi significa che nell'universo c'è un'altra forza più forte della forza elettromagnetica che riesce a tenere uniti questi quark. Ok? E quello che ti unisce, infatti, la forza del famoso gluone di prima è più forte della forza elettromagnetica e per questo motivo i protoni non si disintegrano. E diciamo, in ogni momento, ad esempio, all'interno, diciamo, di un protone, i due quark up si respingono a causa, diciamo, della forza elettromagnetica, il gamma, no, il fotone, però si attraggono grazie ai gluoni della forza forte. Esattamente. Ottimo. A cosa servono invece questi altri tre soggetti di cui non abbiamo parlato? Cioè W+, W- e Z0. Questi soggetti ci aiutano a spiegare dei fenomeni che abbiamo imparato a osservare, che sono per esempio la radioattività. Allora, il protone fino ad ora non l'abbiamo ancora visto decadere. Quindi per noi il protone è una particella stabile, ok? Cioè è uno stato... composto da tre particelle stabile. Spieghiamo che vuol dire decadere. Decadere vuol dire che una particella si rompe, qualcosa di più leggero, sì, e rilascia dell'energia sotto forma di radiazione, diciamo. Il neutrone invece c'ha il brutto vizio di decadere. Quindi i neutroni, quando sono liberi, quando non si trovano all'interno degli atomi, se voi prendete un bel neutrone in mezzo che vaga per lo spazio, questo neutrone dopo un tempo di più o meno una ventina di secondi si disintegra. Per quale motivo si disintegra? Per quale motivo i suoi costituenti decidono di non stare assieme? Perché si sono scambiati. A un certo punto c'è stata l'emissione, in realtà, di una particella che si chiama W. Ora sappiate, queste particelle
Allora, il fotone ha massa zero, perché va alla velocità della luce, particelle che con masse maggiori a zero non possono andare alla velocità della luce. Il gluone ha anch'esso massa zero. Questi invece soggetti qui hanno invece una massa molto molto elevata. Il bosone W e il bosone W più e W meno hanno una massa di 80 GeV, che sono fondamentalmente 80 volte la massa di un protone. Quindi è tanto. È tanto. Un bosone Z ha una massa che invece è 90 volte la massa di un protone. Ora, io prima vi ho detto che il neutrone ha più o meno la stessa massa del protone. Ok? Quindi come fa il famoso neutrone a produrre un bosone W quando decade? Cioè, io sto chiedendo a un topolino che ha la massa di un protone di decadere producendo una particella che ha una massa 80 volte più grande di lui. Quindi è il topolino che deve partorire l'elefante. Questa cosa può succedere grazie al principio di indeterminazione. Qui evitiamo i dettagli. Se no, è la può fine. Succedere, ma per pochissimo tempo. Può succedere per pochissimo tempo. Ok, quindi per pochissimo tempo potete, diciamo, rompere l'uguaglianza, diciamo, il fatto che nulla si crea e nulla si distrugge, ma solamente per pochissimi istanti. E il fatto che il topolino debba produrre un elefante fa sì che questo processo sia molto molto difficile e molto molto raro. Per questo motivo un neutrone per decadere ci mette 20 secondi. Particelle invece molto molto più piccole che decadono, per esempio mettendo un gluone, decadono in 10 alla meno 20 secondi. Perché produrre un gluone che non ha massa è molto molto più semplice. 10 alla meno 20 vuol dire che voi prendete un secondo, lo dividete per un numero che è costituito da un 1 seguito da 20, da 20 zeri, e quello ci avete, cioè nel senso un tempo infinitesimo. Okay? Esatto. E ve lo siete persi già tutti. Perché vi ho fatto questo pippone sui bosoni W e Z, W e Z? Perché questi sono state è stata la prima grande scoperta, certo, del CERN. Nel 1984... anche prima con Gargamel. Sì, però nel 1984 Carlo Rubbia, un nostro connazionale che è tuttora anche senatore a vita, ha vinto il premio Nobel per la scoperta dei bosoni W e Z. Insieme, okay, al buon Van der Meer. Insieme a Van der Meer, che gli ha messo a disposizione una macchina acceleratrice molto molto performante. Però il fisico delle alte energie è stato Carlo Rubbia. Ok? Prima di volevi dire altro, prima che poi abbiamo sul bosone di Higgs, che invece è la scoperta più recente, abbiamo un filmato apposito per cercare di spiegare un po' quello. No, mi divertono sempre i nomi dei quark, magari li diciamo. Allora, sono quark up e down. Up e down, e vabbè, fin qui tutto a posto. Questo si chiama charm. Charm. Perché non si è mai capito. No. Questo si chiama strange. Per esempio la scoperta del quark charm, mm-hmm, è stata diciamo, il quark charm, visto che il modello standard funziona particolarmente bene. Il charm non era ancora stato osservato, ma era stato predetto da un altro fisico italiano, tale Maiani, in collaborazione con altri fisici. Quindi lascio agli anopoli. Esatto. Con il famoso meccanismo GIM, che non scriveremo. Praticamente Maiani aveva ipotizzato l'esistenza di un altro quark. Dopo qualche anno i fisici, gli sperimentali, cioè quelli come noi che non sanno, hanno scoperto praticamente in uno stato legato CC barra, che è la JPSI, ma vabbè, lasciamo stare. Il primo caso di una particella che è stata predetta dai teorici e poi osservata sperimentalmente. Esattamente, quindi il modello standard, diciamo, alla fine della fiera, prima di passare a qualcosa che magari non vi fa nemmeno il mal di testa, dovete pensare che il modello standard, quello che fa alla fine della fiera è darvi delle probabilità. Cioè vi dice, qual è la probabilità che io produco un protone facendo scontrare tra di loro due elettroni, ok? Il modello standard vi sa dare questo numero con un'esattezza allucinante, ok? Il bello è che il modello standard parte da dei principi totalmente astratti e totalmente di base, cioè dei principi che sono dei principi di simmetria dell'universo. Quindi ragazzi, su questo, diciamo, magari poi con le domande possiamo andare un po' più nel dettaglio, però mi fermo perché altrimenti vi dico tutto esami particelle elementari e vi suicidate. Esattamente. Anche noi qui però. Esatto. Semplicemente che dobbiamo risentire dopo 7-8 anni. Quando vedo Antonio che inizia a cadergli i capelli, capisco che si esagera. Comunque, però secondo me è un buon momento per le domande. Aspetta, piccolo aneddoto sul meccanismo GIM, che Maiani era professore, ora è in pensione, ma era professore alla Sapienza, all'Università di Roma, dove ho studiato.
e mi ha fatto la lezione di Re dei Campi del meccanismo Jim. È bellissimo che lui faceva. E quindi qui otteniamo il meccanismo di Glashov, Yanopoulos e me medesimo. Piccolo aneddoto. Vabbè, le altre particelle, poi vabbè, c'era Strange, che la chiamavano così perché era associata a dei fenomeni strani, se non erro. Perché esatto. I fenomeni furono scoperti prima di sapere che esistevano i quark, c'erano delle cose strane, quindi diciamo queste particelle sono strane. Diciamo che queste particelle venivano formate tramite un'interazione forte, quindi si producevano molto facilmente, perché interazione forte, immaginate, queste due particelle che interagiscono fortemente, appena si vedono, si appiccicano. Però poi questi stati di particelle decadevano molto lentamente. Quindi la gente diceva, ma com'è possibile? Cioè questi si sono prodotti con un'interazione forte, però il loro tempo di decadimento è lento, quindi sembra che stiano decadendo con un'interazione debole. Com'è possibile? Quindi sono strane queste particelle. Strange. Strange. E poi vabbè c'era il top, che è l'ultima a essere stata scoperta. Nel 94. E bottom, che ora non si chiama più bottom, perché ovviamente bottom in inglese vuol dire pure culo, no? Esatto. Cioè il di dietro. Cioè, l'aneddoto che non so se è vero, che dicono che a un certo punto la regina Elisabetta doveva assistere a una conferenza divulgativa in cui si parlava del quark bottom, e pare che bottom rientra, non so se questa cosa è vera, nell'elenco di parole che non si possono dire alla presenza della regina, e quindi fu rinominato in beauty. Ora non so se questo beauty, è vero, sì. Però gira voce che sicuramente è un aneddoto, diciamo. Sicuramente hanno cambiato, perché bottom appunto poteva essere un po', a seconda dei contesti, un attimo incasinato. Bene, direi che dopo questo possiamo passare un po' al bosone. Spieghiamo un po' sto benetto bosone. Allora io qua cancello la lavagna. Passiamo al prossimo video, che è sempre un altro filmato fornito dal CERN. Ok. Allora, qua che sta dicendo? Ci sta dicendo che senza il campo di Higgs le particelle non avrebbero massa e si muoverebbero sempre alla velocità della luce. Esatto. Fondamentalmente la tabella di qui sopra, la tabella di prima, diciamo, mette in ordine le particelle, però fregandosene della loro massa. Ok? Cioè il modello standard funziona anche se le particelle hanno massa uguale a zero. Ok? Il punto è che queste particelle una massa ce l'hanno. Vi ho detto che il top ha una massa che è 175 volte più grande di quella del protone, quindi non è che è proprio trascurabile. Allora, i fisici sempre negli anni 70 hanno iniziato a ragionare, a dire, ma come cavolo, com'è possibile? Ci deve essere sicuramente un modo con il quale la natura riesce a dare massa alle particelle. E qui lo state vedendo. Fondamentalmente, vedete, intorno queste sono le particelle che si muovono nello spazio, no? Antonio ve sta facendo vedere. E queste particelle sono circondate da una nuvoletta di forfora. Ok? Allora, questa nuvoletta di forfora non è altro che quello che noi possiamo definire il campo di Higgs. Ok? Allora, l'idea è che tutto l'universo sia pervaso da questo oggetto, questo campo. Quindi, come esiste il campo del vostro cellulare, di cui voi ne fate esperienza solamente se avete il cellulare in mano, esiste anche il campo di Higgs. Quindi questo campo pervade lo spazio e si comporta come una melassa, okay? Come se fosse un liquido viscoso, diciamo. Esattamente. Diciamo, immaginate che voi state correndo su bagnasciuga e a un certo punto vi tuffate in acqua. Ok? Chiaramente se pesate 150 kg fate molto più attrito con l'acqua. Se invece siete uno che pesa 50 kg, quando entrate in acqua fate molta meno fatica, perché l'opposizione dell'acqua vi dà molto meno fastidio. Ok? Allora, l'idea è che la massa che vi sta dando il bosone di Higgs non è la massa che vi dà il peso, ma è quello che vi caratterizza la vostra inerzia, ok? Cioè quello che caratterizza la vostra opposizione al moto. Ok, quindi possiamo proseguire con il nostro video. Quindi ecco, vedete, ci sono tante particelle che quindi hanno... Quindi sono sostanzialmente queste particelle che, a seconda della loro massa, interagiscono più o meno con questa melassa cosmica che pervade tutto il creato. Ecco, creato non è una bella parola, ma insomma ci siamo capiti, tutto l'universo. Esattamente. E di fatto questo meccanismo, che almeno secondo le nostre conoscenze al momento, dà la massa agli oggetti. Ok, quindi il fatto che noi interagiamo con questa roba, che è dappertutto. Ora, ovviamente, collegandoci al discorso di prima, anche questa roba deve avere una particella. Il campo deve avere un suo mediatore di forza. Esatto. Come per i campi precedenti. Come il campo elettromagnetico. Diciamo, il campo del vostro cellulare, il campo elettromagnetico, pervade lo spazio. Se a un certo punto
o meglio, facciamo col campo gravitazionale che magari ci risulta un po' più semplice. Immaginate di avere una stella oppure un buco nero, ok? Questo buco nero deforma, produce un campo gravitazionale molto molto violento. Immaginate a un certo punto qualcuno prende il buco nero e lo faccia scomparire. Che succede? Succede che si generano delle onde, ok? Queste onde sono quelli che possiamo... Queste onde le possiamo immaginare come come delle particelle che si spostano nello spazio a raggiera, ok? Quindi, fondamentalmente, il campo di Higgs, anche lui si comporta come l'acqua di uno stagno. Se voi andate a rompere l'anima, il campo di Higgs, diciamo, oscilla, e questa sua oscillazione produce quello che noi chiamiamo il famoso bosone di Higgs. Che infatti si vede qui. Infatti ora, in questo momento, sono tornato un attimo indietro per farvi vedere per bene le cose. Qua vediamo le particelle nel loro mare di forfora melassa. Ecco qua. Poi dice, facendo collidere due protoni, e vedete che all'interno ci sono i quark, ognuno col proprio, con la sua forfora. Il campo di Higgs è la forfora. Ok, questo è proprio la frase della serata. Il campo di Higgs è una forfora fatta di melassa. E li facciamo interagire, no? All'interno dell'acceleratore, in modi che vedremo poi insieme. E quindi causiamo un'eccitazione del campo. Esattamente. Cioè, in quel momento, in quel punto, riusciamo a far collassare, concentrare, diciamo. Ok. Quindi considerate come un addensamento di questo campo, ok? Come state girando, state preparando la crema pasticcia, a un certo punto vi si fa un grumo. E questo è quello, oppure la besciamella forse calza meglio. Però vi si fa un grumo, e quel grumo, diciamo, è il famoso bosone di Higgs. Cioè un addensamento di questo fluido. Però questo addensamento poi decade, quindi si distrugge, diciamo, si divide velocemente in altre particelle che poi possiamo misurare all'interno del nostro rivelatore di particelle, che spiegheremo poi più tardi con calma. Questo sembra proprio una roba di Atlas. L'addensamento... No, questo mi sa che è CMS. Il CMS. L'addensamento. L'addensamento, alla fine, cioè come le onde del mare, come le onde sono stagno, le onde, i fenomeni ondulatori, non sono altro che trasporto di energia. Ok? Quando c'è un'onda, significa che c'è dell'energia che si sta spostando da una parte a un'altra. Allora, quando voi create l'onda bosone di Higgs, a un certo punto significa che praticamente state prendendo l'energia e la state concentrando in un punto. Questa energia in questo punto ci rimane per un tempo molto molto piccolo, e poi a un certo punto decide di trasformarsi. In cosa si trasforma? Si trasforma in particelle che noi possiamo rivelare all'interno dei rivelatori. Esatto. E quindi, eccolo qua, qui c'è di nuovo l'animazione, diciamo, del bosone di Higgs che esplode, in questo caso in due gamma. In due fotoni, esatto. Sì. Oddio santo, ragazzi, grazie mille ad EveryEye che ci sta raidando con 133 persone, mio Dio. Grazie. Abbiamo fatto un attimo una... un'interruzione perché, insomma, abbiamo avuto... Vuol dire che sono entrate in questo momento sul canale 133 persone in più. Grazie, Anto, perché io dalla mia vecchiaia... Quando vedi queste cose mi viene proprio... Cioè, io inizio a sudare. A parte il paracetamolo. Grazie mille, amici di EveryEye, come sempre. Non penso ci sia bisogno. Ecco, comunque è partito lo shout out di Fabio agli amici di EveryEye, che insomma sono... Li conoscete bene, sono gente fantastica. E noi qui, da Keno Bizboc, normalmente facciamo retro gaming, ma stasera stiamo facendo una serata dedicata al CERN, perché noi... Tutti e quattro qua, siamo purtroppo andata così, quattro fisici, abbiamo lavorato o lavoriamo tutti al CERN, e quindi abbiamo detto perché non parlare di sostanzialmente qualcosa che conosciamo molto bene e fare divulgazione scientifica su Twitch. E in questo momento abbiamo appena finito di parlare del bosone di Higgs. Nel frattempo, grazie a tutti per i follow. No. Grazie a tutti per i follow. Davvero non riuscirò a ringraziare tutti quanti, ma grazie mille. E quindi niente, insomma, abbiamo vogliamo parlato. Fare qualche domanda anche per avere occasione di ridare anche di ripetere a chi è arrivato adesso qualche piccolo tanto concetto base. Tanto penso che sfruttiamo più o meno questa parte, no? O volevi dire qualcos'altro? No, secondo ci me siamo. Me, no, magari poi con le domande ci veniamo provocati. Fateci un riassunto. Allora, chiedeteci cose. Nel frattempo possiamo magari ripartiamo con i filmati e... Sì, direi che possiamo fare così e riparlare un attimo del modello standard, che cerco di cerchiamo di riassumere per quel che è possibile in due parole. Modello standard. Tutti i filmati che state vedendo sono tutti filmati ufficiali del CERN, che ringraziamo per
la disponibilità. E quindi qui c'è il modello standard che si sta via via formando. E ora cerco io, mio malgrado, di rispiegarlo così a tipo ripetizione del professore. Grazie mille per i follow sempre. Allora, velocissimo, nel frattempo Fabio raccogli le domande gentilmente e ce le spari in chat. Allora, possiamo dire che questo modello rappresenta tutte le particelle fondamentali che conosciamo al momento. Da un punto di vista proprio subparticellare, proprio nell'infinitesimo. E gran parte della materia che ci circonda è costituita da queste tre particelle, ok? Che sono il quark up, il quark down... E questo è il nostro amico elettrone, e questo lo conoscete bene, sostanzialmente, ok? I quark a loro volta formano, sono in grado di formare altre particelle, grazie a una forza che è detta... Aspettate, copio un attimo roba. Le tengo io. Le tieni tu? Ma se no le copiamo qua, eh? Altrimenti le copiamo lì. No, aspetta, faccio io? Le copio, dai. No, però non puoi perché sto facendo questa roba. Okay. Ad esempio, i quark up e down si legano per formare protone e neutrone, che invece formano il nucleo, diciamo, dell'atomo nella concezione, come dire, quasi, come dire, scolastica, no? Della materia, che è vera. E il resto è uno zoo di particelle che stiamo pian piano cercando di capire. Da questo lato, invece, a destra, avete tutte le particelle che... sostanzialmente trasmettono forza, fanno da mediatrici di forza. Vero che in realtà ci sono gli alert davanti. Forse ha ragione. Dovrebbero, vabbè, se continuano li sposto. E in particolare il gamma che vedete qui è il nostro amico fotone, tra l'altro amico anche di Outcast. E questo invece, il G è il gluone, invece è responsabile della forza forte, cioè della forza nucleare che tiene insieme, ad esempio, i quark up and down all'interno di un protone. Ok, quindi più o meno, grazie a queste particelle, diciamo, se questi sono i mattoni della materia, mattoni, anche questa... Sì, tutti, questi invece sono... Il cemento. Ok, quindi sono tutto ciò che invece è in grado di legare la materia. Perfetto, quindi. E poi abbiamo al centro di tutto ciò il bosone di Higgs, che è la scoperta recente del CERN. Quanto è? 2012? Quando abbiamo scoperto? 2012, premio Nobel nel 2013. 2013, scusa. Nobel 2013, che invece è il responsabile del fatto che abbiamo una massa. Quindi se non riuscite a perdervela peso, è colpa del bosone di Higgs. Prendetevela col bosone di Higgs, non ve la prendete col prossimo per quanto mangiate. Non è vero. Comunque, poi niente, abbiamo spiegato un po' nel dettaglio di che si tratta il bosone di Higgs. Ups, scusate. Si è aperto. Questo è un po' un casino. Loro sì. Non lo vedono apposta. No, non lo vedono, va bene, possiamo toglierlo dopo mentre rispondiamo alle domande. Vai, andato, ok, apposta. Perfetto, andato. E nulla, direi che possiamo... Sì, ok, perfetto. Possiamo passare a parlare un po', rispondere alle domande. Nel frattempo facciamo scorrere un filmato, come dire, che mostra una collisione. E facciamo un po' le domande. Io lo ripeto pedissequamente come l'ha detto Fabio, perché ci sono alcune che tipo... Cosa sono i tachioni? Dovrebbero essere, dice, particelle ipotizzate che vanno più... Sono teoriche, quindi in realtà... Hanno velocità superiore a quella della luce, no? Esatto. Però non sono mai state osservate, ovviamente. Quindi, diciamo, è più difficile. Il muone viaggia alla velocità della luce, quindi rivede lo spazio-tempo dilatato? Allora, è una particella, abbiamo detto, che ha massa, quindi non viaggia alla velocità della luce, ma viaggia a una velocità molto prossima alla velocità della luce. In effetti, il muone è una delle prove della validità della relatività ristretta, perché... Il muone decade in 2 microsecondi. Allora, viene prodotto negli strati alti dell'atmosfera. E quindi, se non esistesse la relatività ristretta, non farebbe in tempo ad arrivare a Terra, perché il suo decadimento avverrebbe negli strati alti dell'atmosfera. Perché in 2 microsecondi è troppo lontano. Invece, per fortuna, diciamo, il tempo di cui lui fa esperienza è diverso dal tempo che noi possiamo cronometrare stando a Terra. Quindi fondamentalmente noi nel nostro sistema di riferimento vediamo che il suo tempo di decadimento si dilata. Quindi lui nel suo sistema di riferimento, cioè se andate su muone,
il suo orologio vi dice che dopo 2 microsecondi lui non c'è più. Però se fate, se lo cronometrate da terra, vi rendete conto che in realtà questo cronometro scorre per più di 2 microsecondi. Quindi questa è stata una delle, delle prime prove, una prova diciamo indiretta della, della validità della relatività ristretta. Cioè, insomma, senza la relatività ristretta il muone non sarebbe mai arrivato a terra. Esattamente. Abbiamo, va bene, il caso che sia necessario, okay, abbiamo una lavagna poi, per mostrarvi un po' di cose. Secondo voi il teletrasporto in futuro sarà fattibile? Ovvero particelle che viaggiano a capo all'altro? È già stato fatto. Ragazzi, boh, cioè, diciamo, perché no? Perché no, però per il momento non c'è. Beh, diciamo che considerazioni filosofiche dietro, esatto, diciamo, ci entreremmo in un sì, quindi diciamo non è proprio il nostro. Diciamo che al momento siamo molto lontani. Sì. Diciamo, sì. A meno che magari domani scoprano il teletrasporto sicuro, magari. Però questo invece è momento, punto esclamativo. Ma i campi non sono proprietà dello spazio? No, è il campo. Allora, il campo gravitazionale, diciamo. Qui si parlava, perché mi ricordo forse quando c'è stata la domanda. I campi quantistici. Campi, no, dei campi elettromagnetici e queste cose qua, quando è uscita questa domanda. Allora, i campi pervadono lo spazio e sono prodotti dalle particelle di cui. Cioè, o meglio, sono le particelle che vengono prodotte dai campi. Quindi i campi pervadono tutto quanto lo spazio, sì. Diciamo così. Quindi possiamo dire che. Dopodiché poi se non c'è materia non c'è niente. Se non c'è niente, però diciamo il campo elettromagnetico esiste, cioè pervade tutto l'universo come il campo di Higgs, anche se non c'è il fuoco. Poi lo vedete solamente se ci mettete qualcosa che interagisce col campo. Quindi se voi non mangiate la parmigiana di melanzane, interagite meno col campo di Higgs, esatto, e avete meno massa. Esattamente. Poi una domanda sulle particelle e sulla massa è: come esercitano una forza se non hanno massa? E questa penso che sia stata risposta sul. Come esercitano una forza se non hanno massa? Perché si parlava di tipo del gamma e quant'altro. Allora, la forza gravitazionale dipende dalla massa degli oggetti, ok? Mentre la forza elettromagnetica dipende dalla loro carica elettrica. Quindi diciamo ogni interazione ha la sua carica. Quindi l'interazione elettromagnetica ha bisogno di una carica elettrica, altrimenti non la subite. L'interazione debole ha bisogno di una carica debole, diciamo così, che in realtà l'interazione debole è un po' più complessa. L'interazione forte ha bisogno di una carica che noi chiamiamo carica di colore, ma non perché queste particelle sono colorate, ma perché, diciamo, si doveva trovare un nome per sta carica e quindi si è detto, vabbè, sono carichi, sono colorati. Grazie per l'abbonamento! Il gluone ha massa? No. Ok, quindi anche questo ha massa zero, esatto, però è basata sul colore. Poi in ogni caso il fotone, anche se non ha massa, trasporta un momento, quindi è quello che vi beccate. Trasporta energia, esatto, perché come tutte le onde trasportano energia. Il concetto di colore comunque non è che effettivamente le particelle sono colorate col, chi l'ha mai visto con la roba, esattamente, è più che altro è un modo per dargli un'etichetta. Avevamo già usato i numeri, avevamo già usato gli spin, avevamo già usato qualsiasi altra forma. Dice, boh, questi come li mettiamo? In realtà abbiamo colori. Gli abbiamo anche dato un sapore alle particelle. Ah, c'hanno pure un sapore. È perché i vari tipi di quark si chiamano i quark up, quark down. Così hanno il sapore. Cioè, il nome up, down, eccetera, cioè sono i sapori dei quark. I sapori dei quark. Però non leccate i quark a casa perché non è bello. Esatto. È pericolosissimo. Potete fare reazione e se magari siete allergici ai quark non lo sapete. Magari se trovate il quark giusto, appunto giusto. Comunque. Ok, poi. Allora, perché si parla di Chernobyl? Per decadere ci vuole invece più di tanto tempo. Perché abbiamo parlato. Perché in Chernobyl le particelle, la radioattività. Al decadimento delle particelle, che abbiamo detto che è molto veloce, invece. Si vedono. Dipende che ci da che particelle sono. Esatto. Dipende alcune particelle decadono velocemente, alcune particelle decadono lentamente. Esatto, dipende da per quale motivo state decadendo. Dipende dalle particelle. L'uranio non mi ricordo quanto ci mette a decade. L'uranio decade abbastanza rapido. Il problema è tutto il resto che poi produce nella catena di decadimento. Esatto. Esattamente. Quindi dipende sostanzialmente dalle particelle. Alcune hanno tempi molto rapidi. Ha dei meccanismi. Anzi, in quel caso, evidentemente ci sono particelle che ci mettono una vita a decadere, ma che nel processo di decadimento, quindi finché non finiscono tutte quelle che ci sono, ci mettono una vita. E quindi per quello rimane radioattivo per mille anni. Perché poi c'è diversi tipi di radioattività, c'è la radioattività alfa, la radioattività beta, la radioattività gamma. Quindi la radioattività gamma, quando prende la vostra particella, si disintegra per qualche motivo e produce dei fotoni.
uguale a e produce dei fotoni, esattamente. Il decadimento alfa invece è quando il vostro un nucleo molto grosso produce un nucleo di elio, che è una particella alfa, quindi è formato da due protoni e due neutroni. Decadimento beta invece quando producete degli elettroni oppure dei positroni. Ah, comunque tutte le particelle di prima, tutte le particelle della tabella di sinistra, hanno una loro antiparticella, ok? Quindi l'antimateria esiste, è la materia oscura sulla quale dobbiamo ancora scoprire, esatto. Diciamo. Beh, anche quelle di destra hanno un'antiparticella, ma sono antiparticelle di se stesse. Esattamente. Ok, direi che possiamo andare avanti. Sì, ancora... fatte. Dai, ottimo. Ecco. Vabbè, questa era giusto una descrizione sui vari tipi di radioattività che sono, esatto, possibili. Radio, una piccola curiosità: la radioattività alfa la potete fermare con un foglio di carta. La radioattività beta vi serve la lastra di plexiglass. La radiazione gamma invece vi serve parecchio cemento o parecchio piombo. Diciamo. Dipende da quanto è potente il gamma. Esatto. Ok, allora direi che possiamo passare invece. Ora, immagino, come dire, anzi speriamo di essere stati in grado di darvi un'infarinatura di fisica delle particelle, almeno, diciamo, di quello che ci servirà ai fini della serata. Ma vogliamo passare all'argomento principe poi, che poi è la cosa effettiva che produciamo, tra virgolette, al CERN, ovvero gli acceleratori di particelle. Esatto. Ok, quindi ora parleremo un po' degli acceleratori di particelle. Tutti noi per anni in casa abbiamo avuto un acceleratore di particelle. Anzi, questo essendo un canale di retro gaming, probabilmente ancora molti di voi, ad esempio anche io, c'ho ancora a casa un acceleratore di particelle. Vediamo se hanno capito in chat al volo di che si tratta. Esattamente, cioè proprio al volo così, so che c'è il ritardo, però tutti, cioè avete ancora, esatto, no. Esatto, l'ho cambrato. Il tubo catodico. Eccolo qua il tubo catodico. Guarda lì, guarda. Guarda i retro gamer subito. CRT, tubo catodico. Cathode Ray Sunshine, bellissimo. Eccolo qua. Questo è sostanzialmente una... Mette pause. Questo è fermo e poi abbiamo quella in movimento. Okay. Ora era giusto per illustrare. Questo è uno schema, questo non è del CERN, questo l'abbiamo preso banalmente da Wikipedia. Perché era fatto bene. E niente, quindi questo è sostanzialmente una forma molto semplice di acceleratore, esatto, di particelle. Però di fatto sono gli stessi principi su cui si basano gli acceleratori lineari, ovvero quelli lì più semplici che è possibile trovare, esatto, al CERN. Prima cosa, accelerate? In questo caso accelerate gli elettroni, ok? Tubo catodico, raggi catodici sono elettroni. Quindi prima cosa voi dovete produrre le particelle che volete accelerare, ok? E come producete gli elettroni? Li potete produrre per quello che si chiama effetto termoionico. Quindi prendete un pezzo di metallo, lo scaldate e se lo scaldate abbastanza producete gli elettroni. Esatto. Ok? Dopodiché avete prodotto questi elettroni, solo che se voi non fate niente, questi elettroni muoiono lì, perché non è si che vanno via da soli. Si ricombinano e tornano nel materiale, sennò distruggereste tutto. Ok? Quindi lì posso... Vuoi fare... Sennò dimmi che fare, perché tanto oramai c'è più la mano. Cerchiami la sorgente. Tac. Lì producete gli elettroni, ok. Tra l'altro ho notato che un po' si sballa rispetto a loro, però va bene, vabbè, insomma. Dopodiché voi li dovete accelerare subito, ok. Gli elettroni sono delle particelle cariche, quindi particelle cariche le accelerate con un campo elettrico, ok. Cosa fondamentale per le macchine acceleratrici: il campo elettrico vi accelera le particelle, non il campo magnetico. Uno pensa la calamita tira le cose, quindi il campo magnetico accelera. No, è il campo elettrico che accelera, ok? La calamita le piega. Cioè, curva. Esatto, quindi voi cosa fate? Mettete questo campo elettrico, li tirate verso di voi questi elettroni, questi prendono velocità, dopodiché l'elettrodo è fatto in modo che gli elettroni possano passare attraverso, quindi hanno una certa velocità, passano attraverso. E dopodiché però voi li volete anche focalizzare, perché voi volete disegnare il vostro bel, che ne so, la vostra schermata di Outrun, ok? Voi non volete avere, boh, roba che arriva a caso. Quindi cosa fate? Li dovete focalizzare, si dice, ok? Per focalizzarli dovete usare delle lenti, solo che non è che ci potete mettere un pezzo di vetro, ok? Se voi mettete questo qui è tutto in vuoto dentro, ok? Se voi mettete del vetro, gli elettroni muoiono nel vetro. Il motivo per il quale, cioè, c'è il vuoto è quando provate a dare un calcio a un tensore a tubo catodico, solitamente esplode. L'esplosione non è che è proprio esplosione, è che fondamentalmente dentro c'è il vuoto, quindi fa pa, che si riempie d'aria. Esatto. Quindi noi sostanzialmente in un tubo catodico creiamo gli elettroni grazie a questa cosa. Madonna, no, qui è un po' sballata proprio la cosa. Vabbè, li creiamo sul catodo che vedete qui.
grazie appunto al fatto che c'è termoionico. Un effetto termoionico, cioè prendi un pezzo di metallo, lo riscaldi e questo spara elettroni. Esatto. Okay. Dopodiché li dovete focalizzare, quindi che fate? Prendete un campo magnetico e li focalizzate nella prima parte della lente e dopo vedete abbiamo anche gli steering magnets, che praticamente sono degli altri campi magnetici che voi utilizzate per piegare il vostro fascio, ok? Perché se voi prendete una particella carica che viaggia con una certa velocità e ci mettete un campo magnetico, questa particella viene piegata su una curva che è su una circonferenza sostanzialmente, ok? Per cui in questo modo voi cambiando il campo magnetico, quindi sostanzialmente queste qui sono delle bobine, ci passa una corrente e genera un campo magnetico, quindi voi cambiate la corrente che passa nelle bobine e potete spostare il vostro fascio di elettroni che andrà a colpire poi uno schermo. Lo schermo è fatto di un materiale che se viene colpito dagli elettroni emette della luce e quindi voi, cambiando questo segnale, vi disegnate la vostra bella immagine. Questo si può vedere qui in questa animazione qui, che purtroppo non è chiarissima, non è venuta chiarissima per tante ragioni. Aspettate, devo un attimo riprendere il focus. Ecco qua. E vedete sostanzialmente il movimento della particella, no? Cioè, nel senso, fa quasi da pennello. Quindi grazie alla la parte di accelerazione, che è questa qui. Quindi qui, sostanzialmente, la particella viene accelerata in questo punto qui. E grazie a questi magneti, invece, presenti su questa parte qui, la particella viene piegata. Non so perché, ma ha smesso di prendermi i segnali. Poi cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Forse si sta un attimo rompendo la tavoletta. Già! Speriamo di no. Speriamo di no. Ok. Quindi questo è di fatto un acceleratore di particelle, perché queste particelle vengono create, vengono accelerate grazie a, vedete tutti questi segnini più o meno qua sotto. Sembra e bla bla. Un po' un Nettuno. Com'è? Sembra un po' un Nettuno. Siamo un Nettuno. È presente quando... Ma com'è? Non lo so, non so se il collegamento. Ma provo a spegnerlo e riaccendere. Aspetta, se qualcuno però si connette adesso, vede, diciamo, questi, cioè, che è il corso di elettrotecnica di. È il corso di elettrotecnica di Radio Elettra, sostanzialmente. Esatto. Ora va bene. Ora va bene, si era un attimo incartata. Immagini del wifi. Quindi, vabbè, ragazzi, abbiamo finito, no? Perché mo qua abbiamo accelerato le particelle, le abbiamo piegate come vogliamo e basta, no? Finita qua. Ok. E invece è un po' più complicata di così, sostanzialmente. Perché? Perché c'è un problema di tutto questo bel meccanismo. Ovvero che quanto voi potete accelerare le particelle dipende da quant'è grande il vostro campo elettrico, sostanzialmente. Vediamo invece... Allora, questo è all'interno di un tubo catodico, ovviamente è semplificato. Esatto. Invece nel caso di un acceleratore di particelle vero e proprio, si ha una situazione più simile a questa. Aspettate, sposto un attimo la cam perché si è... Ops. Sposto un attimo giù perché questa non so perché si allinea. In questo lato, regia al volo di altissima qualità. Tac. Quindi ora voi cosa fate, no? Voi volete accelerare queste particelle, ma le volete accelerare tanto. E voi avete un'idea di cosa succede se aumentate troppo il vostro il campo elettrico fra due oggetti? Succedono i fulmini, sostanzialmente, ok? I fulmini sono perché avete un potenziale, che poi vabbè è legato direttamente al campo, che è troppo alto e a un certo punto voi rompete tutto e vi si scarica. Cioè fra questi due. Esatto. Cioè quindi il rischio è che sostanzialmente fra questo e questo che sono vi carichi... Vi parte un fulmine. Ok, vi parte un... Rompe tutto. È fatto diverso lì. Vabbè, no, è che quando utilizziamo dei... Vabbè, non vi preoccupate, insomma. Comunque fra questi due, quindi fra C1 e C2 sostanzialmente, il rischio è che si crei una scarica, no? Perché esatto. A un certo punto il campo elettrico è tale... È come quando prendete la scossa toccando le cose. Però voi le particelle le volete accelerare tanto, quindi cosa fate? Beh, invece che mettere solo due elettrodi, ne mettete tanti in serie, no? Come vedete qui, e fate passare la particella attraverso tutti. Solo che se voi le lasciate così come sono, quando arriva la particella prima viene spinta e poi viene rallentata da quello successivo. Esatto. Quindi voi quello che dovete fare, dovete cambiare la forma del segnale che voi mandate. Quindi qui sotto vedete quel VDT, è il potenziale elettrico, la tensione elettrica che voi applicate, ok? E man mano che passa la particella La cambiate in modo che la particella viene sempre tirata. Ok? Esatto. E spinta dall'altro. E spinta dall'altra. E questo è quello che si chiama un acceleratore lineare. Ok? Che già questo vi permette di raggiungere tutto sommato energie abbastanza alte. Cioè possiamo spararli parecchio veloce grazie a questo. L'unico problema che abbiamo è che però il fatto è che è lineare. Quindi dovete immaginare questi tubi che sono messi sostanzialmente. Questi sono elettrodi, diciamo, che però qua vediamo come dei tubi. Sono messi uno dopo l'altro, uno in fila all'altro, di grandezza sempre superiore, che switchano sempre con una velocità superiore. A un certo punto però si finisce lo spazio, no? Esatto. Cioè tu lo puoi fare lungo pure 20 km, però sono 20 km.
okay, non riutilizzate mai la stessa spazio. E come vedete, poi la particella diventa sempre più veloce. Quindi, se guardate C1, C2, C3 e C4, hanno grandezze sempre crescenti. A un certo punto raggiungete il limite relativistico, ok? Però comunque vi diventa sempre più lungo. E a un certo punto non ci state più. Okay? Cosa avete? L'acceleratore vi diventa esatto, sempre questo più. È un Linac, ok? Ed è ancora usato al CERN. E infatti mo Flavio lo chiama così. Io lo chiamo così, Linac, per gli amici Linac. Quindi di fatto questo è un tubo catodico senza schermo. È un tubo catodico con tanti più tanti tubi catodici uno dietro l'altro senza schermo. Con stati e a stati diversi, no? Sostanzialmente è un tubo catodico ripetuto più volte e senza uno schermo alla fine in cui far spiaccicare gli elettroni, i protoni o quello che stiamo cercando. Ci mettete un cercando vostro bel bersaglio e poi ci fate la fisica. Esatto, quello che si chiama Target, o in italiano italianizzato, negli anni 50 nell'orrendo termine che ogni tanto dobbiamo usare di targhetta, quando in realtà è bersaglio, no? Invece no, si utilizza targhetta. Che fa male sostanzialmente al cuore, però purtroppo è così. Però purtroppo in quell'ambito si utilizza targhetta. Fa schifo, lo so, però targhetta fissa. Ok, allora, ma come facciamo ora invece ad accelerare le particelle al CERN? Oh, allora, questo è lo schema di tutti gli acceleratori che sono presenti CERN. Al CERN. Ok, comunque ho capito cosa causava problemi. È semplicemente la GIF in loop che fa sminchiare tutto. Ah, ok. Allora, questo è lo schema di tutti gli acceleratori o lineari o circolari che sono presenti al CERN sostanzialmente in questo momento, ok? Più tutti gli esperimenti che ci sono collegati, okay? Allora, due parole prima su come fate un acceleratore circolare, no? Perché abbiamo detto il campo magnetico vi piega le particelle. Se voi mettete tanti magneti un infilo all'altro, potete far fare alle particelle la traiettoria che volete, o meglio, la traiettoria che gli potete far fare col campo magnetico che avete a disposizione, ok? Quindi se voi fate costituite una macchina in cui avete una sezione con degli elettrodi che ve la accelera e una sezione con dei magneti che ve le piega, potete far girare le particelle in tondo e viene una macchina molto più piccola. Quindi, okay? Sostanzialmente abbiamo detto prima, no? Che il problema degli acceleratori lineari è che a un certo punto finisci lo spazio e dici, vabbè, ma io se muore queste particelle le piglio e lo mando in un cerchio. Ecco qua, perfetto. Ecco qua. E quindi voi vedete tutti questi cerchi, è perché sono tutti acceleratori circolari. Esatto. Sono tutti sincrotrone, non mi ricordo che termine. Sincrotrone. Vabbè, sì. è il termine corretto per un acceleratore circolare. Tranne l'HC che oltre ad essere un sincrotrone è anche un collider, però vabbè. È un collisore, fantastico. Ora, quindi voi vabbè, vi fate il belt tunnel da 27 km, ci mettete i protoni dentro e basta, no? Risolto. Li mettete fermi e li accelerate, no? Quindi che forse no. In realtà il CERN funziona in un modo più complesso di così. Le particelle hanno origine qui. Vedete, c'è scritto Linac 2, si vede bene? No, non si vede bene, va bene. Su queste immagini sballate prende male l'overlay, poi ci penseremo. Comunque vedete qui c'è scritto Linac 2, sto cercando di indicarvelo col puntatore, vediamo un poco. Qui hanno origine le particelle. Poi vedremo come, perché tanto dopo abbiamo un filmato che spiega in dettaglio questo. Vengono sparati in una serie di anelli acceleratori, quindi di sincrotroni, via via più grandi. Quindi si passa dall'INAC al booster al PS, che sta per proton sincroton, quindi sincrotone a protoni, SPS, che è questo qui, super proton sincroton. Sì, i fisici hanno un problema a dare i nomi alle cose. Esatto. È fantastico. E infine nell'anellone grande blu che vedete sopra, che invece è LHC, che invece sta per Large Hadron Collider, perché anche è qui un abbiamo problemi a dare nomi. Ma fondamentalmente il punto è che, cioè, qua ci dobbiamo chiedere che cosa significa accelerare una particella. Cioè, noi sappiamo che le particelle hanno un limite, cioè più veloce è la velocità della luce, non potete farle andare. Anzi, se hanno una massa, alla velocità della luce non ci arrivano mai. Ok? Quindi che succede? Quindi quando le state accelerando, che cosa state fondamentalmente facendo? Gli state dando massa. Quindi il vostro protone nasce che ha una massa... Non metta mano a Nanzu microfono, se no è finito. Il vostro protone nasce che ha una massa 1 e alla fine di tutto questo giro tondo arriva ad avere una massa che è 8000 volte la massa iniziale. Ok? Quindi fondamentalmente voi quello che state facendo è cercare di produrre tanta energia immagazzinandola all'interno di un elettrone che poi fate collidere con un altro elettrone. Ok? Sì. E qui adesso sì, qui abbiamo il filmato del CERN che spiega tutto. Innanzitutto noi abitiamo più o meno qui sotto. Esatto. Questa è la cosa di esatto. No, non si vedeva. Aspetta, devo switchare la cam. Allora, intanto, no? Avete visto la immagine dall'alto che va verso il CERN.
qui anche per farvi un'idea delle dimensioni, ok? Questo cerchio grande che vedete è LHC, che è l'anello da 27 km di circonferenza. L'altro anello più piccolino che vedete dentro è l'SPS, quello con cui ha vinto il Nobel Carlo Rubbia, che sono 7 km. E questo qui piccolino che vedete qua in basso sotto è tutto il sito del CERN, che vi assicuro non è piccolo, cioè si va in macchina da una parte all'altra. Cioè tutto questo, tutto quello è che è uno dei due siti del CERN. È uno dei siti del CERN, un altro è qua. E quello qua grande che vedete è LHC, per farvi un'idea delle dimensioni. Esatto, okay. Cioè questa è una pista di un aeroporto, questo è l'aeroporto di Ginevra, ragazzi, sì, cioè esatto. Questa è la pista dell'aeroporto, ok? Per darvi un'idea di quanto cacchio è grande, cioè questo passa praticamente sotto la montagna, questi sono i Giura, questa è una catena montuosa che si chiamano Giura e da qui viene poi tra l'altro la parola giurassico, perché lì hanno trovato i fossili per la prima volta di quell'epoca. Quindi ora vi abbiamo spiegato anche l'origine di Jurassic Park. Anche la canzone di Ambra. Quella... E adesso Giura, esattamente. Ok. Dopo quindi questo è il Large Hadron Collider, fammi ora scancellé. Andiamo avanti. Comunque ci siamo persi un attimo un dettaglio. Allora, perché non facciamo sempre acceleratori circolari? Domanda, rispondi. Domanda? Ma dai, lasciamo. Vai, lasciamola in sospeso, poi la spieghiamo dopo. Anzi, ricordateci che noi ce le scordiamo sempre. Le ricordo. Non ti allora, vado avanti. Allora, qui va bene, ci sono le cose. Allora, qua vediamo come parte tutto. Allora, prima cosa. Ma noi, sti protoni, dove li prendiamo? Un protone che cos'è? Se voi prendete l'idrogeno, è un atomo che ha un protone e un elettrone, ok? Se voi gli levate l'elettrone, avete dei protoni. Quindi i protoni non li compriamo al supermercato, però diciamo quasi, perché voi potete comprare l'idrogeno, che non costa neanche tanto. Idrogeno molecolare. Esatto. E avete tutti i protoni che volete. Basta, basta ionizzarli, non è proprio... Che significa ionizzare? Significa che gli sparate sopra un bel fascio luminoso, una luce molto intensa, diciamo. Vabbè, qui è fatto con campi elettrici, però ok. Vabbè, comunque... Fondamentalmente in questo modo strappate via, esatto, gli elettroni. Quindi quello che vedete qui è il duoplasmotrone, bellissimo, che è la sorgente di protoni, ok? Quindi voi dovete levargli gli elettroni. Quindi avete questo sistema abbastanza complesso di tutti i campi elettrici, che vi strappa via gli elettroni. E poi c'è un primo stadio di accelerazione che serve a far passare i protoni. Aspetta, allora, quindi ricapitoliamo. Partiamo veramente da una bombola di idrogeno. Cioè, l'ho vista. Inizio con una bombola di idrogeno. Cioè, io l'ho vista fisicamente. Cioè, una bombola di idrogeno. Tra l'altro è piccolina, non è grossa come la fanno vedere nel filmato, per simpatia. Sembra tipo il caricatore di un liquidator. Beh, no, quella vera è grossa. Quindi lì prendiamo l'idrogeno, lo scaldiamo, separiamo elettroni dai protoni, che è una cazzata, grazie a questo coso, e poi prendiamo solo i protoni e li spariamo tranquillamente attraverso il primo stadio, che è un LINAC, l'acceleratore lineare. Allora, questi che vedete qui sono gli elettrodi che vi stavamo facendo vedere prima, ok? Quindi, magari... con la cosa, quindi ognuno di questi cerchi, che qui vedete sotto forma di semicerchio perché è uno spaccato, cambiano sostanzialmente cambiano polarità. Quindi ad esempio, se la particella è qui, no, come abbiamo spiegato prima per l'acceleratore, se la particella è qui, questo sarà più e questo sarà meno. Poi la particella passa attraverso, viene accelerata perché viene tirata. Nel frattempo che sta qui dentro, questo cambia e diventa questo più e quello e meno. Questo meno. Quante quindi vuol dire che la particella cambia? Viene tirata. Okay. 40 milioni di volte al secondo. 40 milioni di volte al secondo vengono cambiate. Quindi questa operazione di scambio dei campi elettrici, che fa sì che la particella sia sempre tirata da un lato e spinta dall'altro, fa sì che la particella venga accelerata. E questo appunto è, come abbiamo detto prima, il principio su cui si basa un acceleratore lineare. Esatto. E questo perché usate un acceleratore lineare all'inizio? Perché voi non potete prendere le particelle ferme e metterle dentro un acceleratore circolare, ok? Esatto. Che non si può, che tondo, le devi già curvare, non sai, è un casino. Sennò quelle cascano. È come prendere provare a sterzare una macchina da fermo, ok? Prova a sterzare una macchina da fermo. È come, che so, andare in bicicletta sul giro della morte se siete fermi, cioè cascate, non ce la fate. Se prende abbastanza velocità prima, sì, quindi c'è la rampetta. Questa è la rampetta del CERN. Esatto. Partito, okay. No? Partito. Vai. Ok, dopodiché questa roba viene sparata nel primo acceleratore circolare, che è il booster, che in realtà sono quattro acceleratori uno sull'altro. Eccoli qua, ferma. Esatto, e sono quattro perché volete prendere le particelle più velocemente possibile per accelerare tutto quanto il processo. Ok, uno, due, tre e il quattro stadio. E creare dei pacchetti. È una specie di accumulatore. Esatto. Cioè, nel senso, il LINAC spara all'interno del booster via via su questi quattro acceleratori che sono neanche concentrici, proprio sovrapposti uno sull'altro. Nel frattempo tu li fai girare tranquillamente e quando è il momento li spari nello stadio successivo, però avendo accumulato parecchia roba, perché altrimenti non ce la farebbe, esatto, il LINAC da solo a sostenere, sì, l'iniezione.
sostanzialmente. E poi volete che queste particelle siano il più possibile raggruppate, ok? Non le volete sparse. Le volete più possibile compattate in pacchetti uno vicino all'altro. E quindi sostanzialmente qui le particelle girano. Questo si chiama booster, che è il nome più figo di tutti. Eccolo qui. Boom. Girano lì dentro, vedete, guardate, giro, boom, e poi li spari dentro, a pacchetti, PS. Dentro PS, guardate, vedete, costruisce dei pacchetti, cioè è un accumulatore di particelle il booster, costruisce dei pacchetti, li incamera su questi quattro anelli diversi, dagli un'altra bottarella, e poi li spara e comincia a farli girare in PS, che è l'acceleratore, diciamo, tondo. Il primo acceleratore circolare costruito al CERN, fra parentesi, che è ancora in funzione, con i magneti fatti dai russi negli anni 50, e non li fanno più come una volta, signora, funziona ancora benissimo. E tra l'altro penso che quella roba che avete visto all'inizio, proprio nella serata, con tutti quei cavi, tutta quella strumentazione strana, quello probabilmente, non siamo sicuri al 100%, no, era PS, ma PS. Dovrebbe essere PS. Riconosciuti i magneti, era quindi PS. Questo è PS, che sta per protosincrotone, quindi questo è il primo acceleratore, esatto, lineare sostanzialmente. E non è mai stato un collider, poverino, perché all'epoca non si costruivano. No, ok. Ok. No, più che altro perché usavi gli acceleratori e poi li sparavi contro, contro un bersaglio. Poi, fermo. Vabbè, fa niente, vai. No, ho sbagliato. Va bene, mo ci ribecchiamo tutta la catena. Oh, facciamo vedere la catena. Sì, 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 la rispieghiamo. Quindi rivediamo, arriviamo da Google Maps. Ci hanno chiesto sulla mappa dove rimane PS. E l'INAC, scusate, ora ve lo faccio vedere subito. L'INAC è qui. È qui, questo qua. Non è quello? No, quello è l'Intersecting Storage Ring. Fermati. Dove era qua, ragazzi? È qui. Questo pezzettino piccolino è l'INAC. È veramente piccolissimo. Tra l'altro si può visitare la facility dell'INAC, che è ancora lì. Quando spegneranno tutto. Quando spengono. No? Tra parentesi ci saranno gli open days l'anno prossimo, probabilmente in estate, ancora non sono uscite le date. Venite al CERN. Se avete visto l'inizio, c'erano quei capannoni in costruzione con bordo avanti che faceva il galletto. Quello è l'INAC. Lì ci sono i capannoni dell'INAC, sostanzialmente. Vai, Fla. Quindi, ripetiamo. Vai, allora, perché è figo. Boom. Vai. L'INAC, quindi Duoplasmatron. Come la bottiglia di Pummarole, noi abbiamo la bottiglia di idrogeno. Duoplasmatron, acceleratore L'INAC. Lineare che spara nel primo stadio, che compatta tutto, accelera in quattro strati di morbidezza protonica. Dopodiché accumula tutte le particelle, quando è il momento giusto le spara a pacchettini all'interno di PS, che funziona da accumulatore. Nel frattempo le accelera e le tiene là belle pronte, tranquille e in caldo, pronte a essere sparate a loro volta all'interno dell'SPS. Quindi all'interno dell'SPS l'energia delle particelle viene portata a 450 GeV. Quindi praticamente la loro massa adesso è 450 volte la massa del protone iniziale. Esatto. Quindi piccolo dettaglio, P uguale un GeV. Esatto, P uguale un GeV. Teniamo come all'interno del PS le particelle raggiungono una velocità che ormai è quasi già quella della luce nel PS, ok? Quindi infatti, qua siamo quasi alla luce. Esatto. Infatti ci sono un po' di problemi, cioè problemi. Le macchine acceleratrici funzionano in maniera diversa se la velocità delle particelle è molto vicina a quella della luce oppure no. E infatti il PS è abbastanza complesso da questo punto di vista, perché deve riuscire a lavorare in tutti e due i regimi e ha una serie di accortezze, vabbè, senza che entriamo in dettaglio. Mentre invece dentro l'SPS ormai siamo alla velocità della luce. Allora, fai vedere questa parte qua. Ah, questa è l'area nord. Questa qui, qua vedete uno dei vari tunnel di uscita, perché dall'SPS potete estrarre i fasci, cioè non, oltre che a mandare all'interno di LHC, che è una cosa che potete fare, potete anche farci altri esperimenti con questi, cioè se non vi servono 7 tera electron volt, quindi se non vi serve accelerare questi protoni in un modo pazzesco, potete farci altra roba. Una di queste cose che ci potete fare è prendere i protoni di SPS e spararli contro un bel bersaglio. C'è la webcam sopra. Vai, continua. Spararli contro sta webcam. Spararli contro un bel bersaglio e da questo bel bersaglio produrre il famoso fascio di neutrini che attraversa la crosta terrestre senza tunnel e arriva, esatto, al Gran Sasso. Anche se lì non era in Nord Area, però. Okay. No, non è in Nord Area, però era più o meno qua, non l'hanno messo, però sì, il concetto è lo stesso, diciamo. Quindi qui ci sono sostanzialmente vari esperimenti che possono essere fatti, tipicamente su targhetta, quindi vuol dire che sparate su un bersaglio e poi vedete cosa esce, esatto, da là dentro. Per esempio quello lì che hai evidenziato è NA62, che è un altro degli esperimenti. Che è l'esperimento su cui ho fatto la mia tesi magistrale, sostanzialmente, che si chiama NA62, perché è Nord Area, esperimento 62. E devono vedere un decadimento raro del caone. Una roba di violazione di CP. È il K. Una roba strana. Strana, in effetti. Perfetto. Qui. Vai. Ok, quindi abbiamo sta roba che corre come Batman all'interno del super protosincrotone, che tra l'altro è la struttura che avete visto all'inizissimo
dello streaming, esatto, nel pre-roll, esatto. Quelle erano immagini di SPS perché è molto più figo di LHC con questa roba futuristica. Infine sta roba si accumula tantissimo. E allora, e qua c'è una cosa fondamentale. Allora, guardate sta roba come gira. Gira in due volte. Cioè gira in senso contrario. In senso contrario. Allora vediamo un po' se funziona questo magheggio qui. No, ovviamente non va. Quindi facciamo così. Torniamo un po' indietro. Un po' troppo indietro. Quindi questa roba sta tranquilla all'interno di SPS. Poi all'improvviso viene sostanzialmente divisa in due cose che vanno in direzione opposta. Vedete? Cioè questi... Questo fascio qui si sta muovendo in senso antiorario e questo fascio qui si sta muovendo in senso orario. E questo è ciò che rende, di fatto, il Large Hadron Collider un collider, un collisore. Perché li facciamo girare in senso opposto rispetto l'uno all'altro? Perché vogliamo farle collidere l'una contro l'altra, esatto. E per andare a studiare la struttura del protone. Quindi l'idea di base è che voi... volete studiare come è fatta la vostra automobile facendola scontrare contro un'altra automobile, esatto. Che non è proprio la cosa più bella da fare, però se proprio non riuscite a smontare un pezzo, che potete fare? La schiantate contro un'altra macchina, in questo caso la stessa macchina, e andate dentro e studiate tutti quanti i pezzi e cercate di capire come era fatta la macchina. Il famoso collisore in seguimento, questo. Ma un'altra cosa interessante da dire è che voi avete visto tutto questo processo, ve l'abbiamo fatto vedere in un attimo, allora voi magari adesso state pensando che per fare tutto sto giro in realtà ci vuole un attimo. No, ci vogliono due o tre ore per fare tutto. Quando arrivate al punto di mettere i pacchetti di protoni all'interno di LHC, per mettere i pacchetti e per accelerarli, adesso ci mettiamo più o meno una mezz'oretta. Se va tutto bene. Quindi solamente per accelerare la roba all'interno di LHC. Tutto il processo iniziale in cui accelerate piano piano avviene in molto molto più tempo. Considerate che in un secondo i protoni percorrono l'LHC più di 11.000 volte. Ok, quindi diciamo voi quello ricevete la spinta della vostra cavità acceleratrice 11.000 volte al secondo, quello che noi chiamiamo il kick, ok? Cioè la spinta vi dà praticamente un calcio, quindi ogni volta che passate vi dà sto calcio, esatto. E il calcio lo dà fondamentalmente in queste zone qua. Qua. Dov'è? Là. Qui? Secondo me lo dà qua e qua. No, scusa, no, uno solo, è solo un punto. Forse è questo che c'è al posto, un pezzo. No, è di là, allora, è di là. Vabbè, uno di questi. Punto 4, hai capito? Questo è 1, 2, 3 e 4. Esatto. Quindi punto 4, qui diamo un'altra buttarella alle particelle, prima in un senso e poi nell'altro. Quindi queste qui sostanzialmente, perché le facciamo controruotare, cioè nel senso facciamo ruotare una in direzione opposta all'altra, perché l'equivalente di, ripeto, voler capire come funziona una macchina, no, vogliamo capire come funziona una macchina, dobbiamo scassare in faccia qualcosa. Ora possiamo lanciarla a 130, si vola contro un muro, tutto a posto. Oppure, se abbiamo due macchine, possiamo farle andare entrambe a 130 si vola, ma una contro l'altra. Per cui, ovviamente, abbiamo molta più energia. Allora, facendo un po' di calcoletti di fisica, che potete fare per i fatti vostri. Infatti, l'attento lettore può fare. Facendo un po' di calcoletti, scoprirete praticamente che se fate scontrare le due macchine una contro l'altra alla stessa, la loro energia si somma. Se invece fate scontrare contro un muro, l'energia in realtà che avete a disposizione per distruggere la vostra automobile in realtà è molto molto ridotta. La radice quadrata dell'energia del vostro fascio. Piccolo dettaglio, abbiamo detto facciamo scontrare le macchine, bellissimo. Però se voi andate a vedere quanto è grande un fascio, il problema è che un fascio sono pochissime particelle in realtà. I fasci dell'LHC sono molto intensi, sono 10 alla 11 particelle, quindi un 1 con 11 zeri particelle, che sembrano tantissime, ma in realtà sono molto poche. Questa è una domanda. Ragazzi, quante particelle? Sono poche, queste? Esatto. Sono molto poche, ok? Se voi prendete un solido, immediatamente l'ordine di grandezza delle particelle è 10 alla 36, ok? Quindi molto, molto di più. Quindi sostanzialmente voi avete del quasi buon vuoto, che è il vostro fascio, ok? E lo dovete far scontrare. E siccome le volete tenere le più vicine possibile queste particelle, quindi il dottor fascio... Pisani, ma perché non ne mettiamo di più di particelle? Se si riuscisse domanda, a fare... Domanda per i nostri ascoltatori. Allora, quindi cosa fate? Il vostro fascio è dell'ordine di qualche
decina di milionesimi di millimetro più o meno nei punti dove vengono le interazioni. Quindi è molto piccolo. Sostanzialmente voi quindi avete una capocchia di spillo che dovete far scontrare con un'altra capocchia di spillo dentro una stanza. Quindi immaginate che ora io e il buon Attilio Picazzo ci mettiamo qui dietro di noi, da un capo all'altro della stanza di Antonio, e cominciamo a lanciarci spilli per farli colpire. Ok? Mi sa che ci stiamo un po'. Quindi pensate quanto deve essere precisa questa macchina per riuscire a far colpire questi due spilli, quasi alla velocità della luce, 100 metri sottoterra. La cosa bella è che ogni volta che questi pacchetti protoni si incontrano, in realtà, diciamo, con le caratteristiche attuali dell'acceleratore, questi spilli si incontrano anche 60 volte, ok? Quindi esatto. Potete considerare che in realtà siamo talmente bravi a focalizzare queste collisioni da praticamente riuscire a produrre quello che noi chiamiamo pile up, perché in realtà è quasi un problema questo. Però sì. Ok, andiamo avanti. Beh, questi che vedete qui e che vi ho segnalato sono i vari pozzi di accesso, perché l'acceleratore è 100 metri. E non mi metti l'HCB però. Dove cazzo, questo è qua. Point 8, dai, point 8. Questo è l'esperimento. Questa è Alice. Quella è Alice. LHCB minuscola. E dai, e sì, per forza. Questi Alice. Guarda i gatti. 5. Guarda i gatti. È importante. I gatti. Facciamo andare. E CMS poi in 6. Punto 5. 5, sì. E 5. Questo è CMS. Che è diametralmente opposto ad Atlas. Esatto, quindi questi qua sono tutti gli 8 punti di accesso. Alcuni contengono degli esperimenti, appunto, point 1. Point 2, point 5 e point 8 in particolare, e tutti gli altri pozzi di accesso, perché ricordiamo che sta roba, cioè l'LHC, sta 100 metri sottoterra. Okay? Domanda: perché sta 100 metri sottoterra? Vediamo il primo che risponde correttamente. Ok, per motivi catastali. È abusivo. L'abbiamo nascosto bene. Quindi, ok, quindi abbiamo queste particelle che controruotano abilmente all'interno dell'acceleratore. Eccole qua. Queste corrono. Corrono e corrono vicinissime. Poi in alcuni punti, boom! Proprio si incrociano. Si incrociano proprio i flussi. E quelli che vedete qui, questi flash che vedete, sono le collisioni. Anzi, se guardate bene, proprio nell'immagine, si vede che i due fasci, cioè i due tubi che contengono la i due pacchetti di protoni, proprio collidono in un punto. Cioè si incrociano in un punto, e quelli sono i punti di collisione, e li decidiamo noi i punti di collisione, perché quando facciamo, esatto, sostanzialmente tozzare le parti. Per esempio, quando abbiamo detto che ci vogliono tipo 2 ore per portare tutto quanto a regime, prima di portare tutto a regime noi non vogliamo avere collisioni, perché il fascio non è ancora buono, e quindi con dei magneti facciamo in modo che le particelle non si scontrino. Poi quando è il caso fai boom, qua possiamo far partire le collisioni, esatto. E improvvisamente, e sono nei punti in cui vogliamo noi. E a quel punto finalmente le particelle tozzano. La cosa bella è che nei vari punti ci sono più o meno pacchetti che si scontrano. Esatto. ADAS e CMS sono quelli dove avvengono molte più collisioni, perché sono quelli che hanno i rivelatori più veloci e che hanno bisogno di, per fare le loro ricerche, di molta luminosità, quindi di molti dati. Mentre praticamente Alice è l'esperimento più lento, quindi non gli potete mandare troppe collisioni, perché sennò si impappina e non capisce più niente. È fatto per altre cose. E l'HCB invece prende. Vogliamo poco pile up. Vogliamo poco pile up. Perché loro fanno misure di precisione. Esatto. Infatti, l'HCB, quando voi fate scontare due fasci, li potete sovrapporre al 100% oppure no. E nell'HCB due fasci non sono sovrapposti al 100%, ma sono sovrapposti circa al 70%. Perché noi vogliamo avere meno. Ogni volta che voi scontrate i fasci avete più di una interazione fra due protoni. Noi ne vogliamo avere una, massimo due, diciamo. Sì. Quindi cerchiamo di limitare questa cosa. Prendiamo meno dati, ma per noi di qualità più alta. Mentre invece la classe CMS li vogliono tutti. Ok, bene. Quindi a sto punto, eccoli qua, me li sto facendo proprio vedere. Questi sono i 4 esperimenti. Scusate. Tozzano in questi punti, in questo caso fa vedere Atlas proprio, ecco qua. E all'interno della macchina, che poi spiegheremo dopo, tra l'altro sono già passato un'ora e mezza, sì. Avvengono le collisioni che poi vengono viste. Eccolo qua, questo è il detector, quindi è il rivelatore di particelle. E questi che vedete, questi quadratini, sono sostanzialmente i vari dati che vengono presi, cioè sono i punti in cui ci sono delle particelle che sono state viste dai vari rivelatori, che poi magari dopo spieghiamo con calma. Questi dati vengono processati, vengono immagazzinati ovviamente attraverso delle autostrade velocissime di fibre ottiche e mandati al centro di calcolo
per essere poi disponibili sostanzialmente a tutti i ricercatori del mondo all'interno dei centri di calcolo. Addirittura a lungo termine vengono messi ancora sul nastro, cioè a lungo termine lo storage viene fatto sul nastro, su tape, perché è più sicuro, prende più spazio, prende meno spazio, è più economico. E questo vabbè, poi questo lo vediamo dopo. Vabbè, questo insomma è il sistema di grid. Stacca. Ci stanno tracciando. Allora, vediamo un po' cosa qui c'era. Di fargli vedere. Abbiamo detto ecco i magneti, li peghiamo. Volevo vedere se c'era qualcos'altro interno. Eccolo qui. Allora, questa è una cosa importante. Questi che questo vedete è un premio Nobel, ragazzi. Allora, guardate, questo è il momento in cui si ha il premio Nobel. Vedete quel cerchietto lì? Ok. Allora, noi alla fine di tutto sto macello abbiamo fatto collidere i cosi, abbiamo preso le informazioni, abbiamo tolto quello che non ci serviva, ci siamo salvati tutto quello che ci serviva. Le migliori menti del pianeta, tra cui non me, si sono messe lì ad analizzare sti benedetti dati. E alla fine per ottenere cosa? Per ottenere una roba del genere. Ok, questo grafico qui, questo graficone, questo è il grafico che di fatto dice che nel momento in cui vedete c'è questa, ci sono questi puntini bianchi, no? Che sono leggermente al di sopra di questa striscia violetta. Ecco, questo è un Nobel. Questo è un Nobel. Se volete vi... Vai, spiega un po' cosa stiamo vedendo. Allora, fondamentalmente questo grafichetto che vedete qui è un istogramma. Che cos'è un istogramma? È, diciamo, un grafichetto dove state contando delle cose. E quindi, per esempio, in questo caso stiamo contando quante collisioni contengono dentro due fotoni gamma-gamma che hanno una massa che ha un determinato valore. Nel caso particolare vogliamo vedere quante collisioni hanno una massa tra 100 e 102 GeV, quindi puoi evidenziare questo pezzettino qua. Poi quante ce ne hanno tra 102 e 104, quante tra 104 e 106 e via così. Chiaramente è molto più ve l'aspettate, è molto più facile produrre roba che ha massa più bassa rispetto che produrre roba con massa più alta, ok? Quindi, se voi prendete due protoni, li fate scontrare e vi mettete a contare tutte quante le collisioni che vanno prodotto due fotoni, ok? E misurate la massa di questi due fotoni, ok, scusate, misurate fondamentalmente, prendete l'energia di questi due fotoni, la sommate e in questa somma vi viene fuori è uguale a mc quadro, quindi questa energia diventa massa. Quindi diciamo, andando a misurare l'energia dei due fotoni, quello che fate è sapere la massa della madre che li ha fatti, che li ha prodotti, ok? Quindi sostanzialmente noi cercavamo l'Higgs, no? Cercavamo l'Higgs, non sapevamo a che energia c'era, però sapevamo che dalla teoria sto coso quando si rompeva, quando decadeva, si rompeva fra le altre cose in due gamma, quindi in due fotoni. Esattamente, quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a prendere tutte quante le collisioni dove ci sono due fotoni. Quindi, presi questi due fotoni, abbiamo preso la loro massa e abbiamo contate quante volte c'è una massa tra 100 e 102 GeV. Ok, allora più o meno 4000 volte. Ci troviamo con quanto senza il bosone di Higgs? Ci troviamo. E quindi questa cosa si distribuisce probabilisticamente in questo modo, diciamo, come una funzione decrescente e quella che diciamo noi smooth, ok? Cioè ci aspettiamo monotone. Che su questa cosa su questa cosa non ci sia nulla, non ci siano dei gradini, dei salti, dei bump, ok? Se ci sono dei bump, magari c'è anche qualcos'altro. Quindi oltre oltre al fenomeno puramente statistico di formare due cose che hanno una determinata massa, magari si è introdotto un altro fenomeno. E quest'altro fenomeno magari è proprio quello che è il bosone di Higgs. Quindi diciamo, immaginate di trovarvi a sintonizzare la radio, no? Quindi voi iniziate sintonizzando la radio, partite da 100, poi girate la vostra manovella, a un certo punto vi avvicinate e beccate Radio Maria, ok? Quando beccate Radio Maria, che in questo caso è il bosone di Higgs, quando beccate Radio Maria, fondamentalmente avete beccato il bosone di Higgs, ok? Quindi diciamo, è quello che noi definiamo un eccesso di eventi. Cioè noi ci aspettavamo come la linetta viola e invece ne troviamo di più. Esatto.
Quindi, sostanzialmente, la lineetta viola è quello che ti aspetti se non ci fosse il bosone di Higgs. Ok. Quindi noi sappiamo che se non ci fosse il bosone di Higgs, dati tutti i processi che avvengono dato nelle collisioni, dato il modello standard senza bosone di Higgs, esatto, dovremmo avere la lineetta viola. E invece no, non c'è un la po' più su. È un po' più su, qui c'è qualcosa di strano, quindi qua sta succedendo qualcosa che non capiamo. In questo grafichetto di sotto state facendo fondamentalmente il rapporto tra i puntini e la linea viola. Quindi in questo caso vedete che i puntini sono sopra la linea viola e quindi vedete che c'è questa zona che si concentra che è più rossa. Tra l'altro ci dà modo questa cosa, tra l'altro grazie a Manzapower per l'assist, di spiegare la cosa della particella di Dio. Allora, sta cosa della particella di Dio è nata, la posso dire, Odinga? È nata da una roba ben più prosaica. Allora, l'Higgs è stato cercato per anni. Credo che Higgs, il buon Higgs, che è questo fisico teorico Nobel scozzese, un bravo guaglione comunque, no, povero, insomma, fatto in età, ha formalizzato sta roba negli anni 70. E per anni diciamo, è stata cercato. Anzi, l'LHC aveva come scopi primari proprio il cercare di trovare questo benedetto bosone di Higgs. Quando se ne parlava nei libri, in particolare un autore, non ricordo chi, che ne parlava nei suoi libri, lo definiva la the goddamn particle. Quindi vuol dire nel senso non si trova, mannaggia. Esatto, non si trova, però mettendo anche god, cioè, sapete la parola goddamn in inglese, cioè non esiste la bestemmia in inglese, però loro dicono la maledetta dal cielo, capito, particella. E siccome però sostanzialmente goddamn è in parte anche una come dire, una cosa poco carina da dire in un libro che tratta di scienza, l'editore o chi fece il controllo non disse the goddamn particle, ma scrisse solo the god particle. E da quello è uscito sta cosa della particella di Dio. Cioè non ha alcuna ragione per chiamarsi in questo modo. È solo frutto sostanzialmente di una scelta editoriale. Più una traduzione sbagliata. Più una traduzione, esatto, sì, senso, sì, è proprio sì. Un cioè, anziché dire la stramaledetta particella, è come se ora si chiamasse la particella maledetta o la particella stra. Ok, non ha senso, è solo una roba che è figlia di scelte redazionali. Questo plot è quello che fate alla fine di tutta quanta la fiera, alla fine di una serie di cioè, bestemmie che fate, se siete fortunati vi esce fuori questo plot. Esattamente, quindi no. Quindi, cioè, capito, ci hai avuto 10.000 ingegneri che hanno lavorato per anni allo sviluppo dell'acceleratore. Poi ci hai avuto altri 50.000 persone che nel corso degli anni hanno lavorato all'analisi dei dati, tutto per portare a questo stramaledettissimo grafico. Questa particella è stata cercata anche con altri acceleratori, è stata cercata con LEP e con Tevatron che sono acceleratori che sono iniziati, cioè LEP negli anni 90, che era il cugino di LHC con una fondamentale differenza che faceva le collisioni elettroni positroni, e il Tevatron che invece è un acceleratore protoni antiprotoni che si trovava, perché adesso lo stanno smantellando, negli Stati Uniti. E il Tevatron ha iniziato a rannare negli anni 80, ok? Quindi dagli anni 80 al 2012 questi sono stati là a cercare roba e purtroppo non l'hanno mai trovato. Ok. Diciamo, la gente era abbastanza frustrata. Proseguiamo un po', direi. Vabbè, andiamo avanti. Quindi, ecco qui, qua fa vedere esattamente che no, in realtà non è così. Oh, qua c'è un eccesso di roba, che cazzo sta succedendo? La cosa interessante del modello standard e della teoria di Higgs è che vi predice esattamente quanti bosoni di Higgs vi dovete beccare lì, ok? Considerando quanti ve ne siete persi nel vostro rivelatore, quanta roba, tutte le varie fonti di errori e di roba, considerando tutte queste varie fonti, diciamo, il bosone di Higgs, perché siamo più o meno certi che sia il bosone di Higgs? Perché il numero di bosoni di Higgs che ci aspettavamo coincide più o meno col numero di bosoni di Higgs che abbiamo visto. Ottimo. E avere questa cosa, diciamo, non è banale, ragazzi. È una cosa veramente allucinante. Andiamo avanti? Dai. Bene, allora possiamo andare avanti. E c'è, vabbè, questa è una spiegazione di dipoli. Allora, cioè, sì. Questo spiega i campi magnetici. Forse questo possiamo un attimo. Come è fatto? Questo è quello che voi vedreste. Vabbè, se lo andasse sotto e tagliaste gli HC, sostanzialmente. Esatto. Okay. Prima dell'arrivo della polizia. Prima della polizia vedreste questo. E prima della. Sì. Prima della vostra morte, perché fareste esplodere tutto l'elio, probabilmente. Ma. Ok, no, vabbè, due parole. Magari la macchina è molto complessa perché deve essere in vuoto, ok? Se no vi perdete tutto il vostro fascio. Quindi avete 27 km di vuoto spintissimo. E
dovete avere questo campo magnetico, che è un campo dipolare, ok, queste sono le linee di forza del campo. E il campo magnetico deve essere molto alto. In particolare questi magneti qui hanno un campo magnetico di circa 8 tesla. Ora, se voi prendete il campo magnetico di 8 tesla e cercate di farlo... Sono 8 macchine... Esatto, okay. Per la risonanza magnetica di quelle buone. No, le macchine proprio a testa. Ah! Franz, sei... Sono cascato come un pollo. Io ho un'influenza. Allora, praticamente che succede? Se voi cercate di fare questo campo magnetico con un magnete normale, quindi prendete del filo, lo avvolgete, ci fate passare della corrente, vi serve una corrente enorme, perché il vostro filo... Vi serve una corrente molto, molto grande, il vostro filo si scioglie sostanzialmente. Quindi, giusto per dare una reference, allora il vostro caricatore del cellulare solitamente quanto vi manda? Un paio di amperes è buono. Un paio di amperes è buono, ok? Voi volete far passare in un cavo che è più o meno grande quanto il cavo del vostro cellulare 10.000 ampere, ok? Quindi immaginate cosa può succedere al cavo del vostro cellulare, diciamo. Più che altro si infiamma. Svampato, okay? Signore. In un attimo. È svampato, signore. Quindi voi dovete trovare un modo per far passare 10.000 ampere all'interno di un cavo grande quanto il cavo del cellulare, esatto. Perché poi dovete avvolgerlo e farci la famosa elettrocalamita. Come fate a fare questo? Come fate? Usate dei materiali che si chiamano superconduttori. Quindi questi materiali, cioè, se voi li raffreddate sotto una certa temperatura, diventano dei conduttori perfetti. Perché il vostro cavo si scioglie? Pippo Baudo. Esatto. Perché il vostro cavo si scioglie? Si scioglie perché oppone una resistenza al passaggio della corrente, ok? Quindi lui cerca di fermare gli elettroni che passano dentro, la corrente elettrica non sono nient'altro che elettroni, lui cerca di fermarli e quando gli elettroni sbattono contro il cavo si scalda. Se voi prendete questi materiali e li raffreddate a una temperatura molto bassa, LHC raffreddato a 2 gradi Kelvin, che sono meno 271 gradi centigradi, cioè roba che voi siete morti, e, questi materiali non oppongono più resistenza al passaggio della corrente, per cui non succede niente, la corrente passa lì e non si scalda, non succede niente. Considerate che se malauguratamente vi si riscalda il magnete e vi va a 3 gradi Kelvin, il gioco non funziona, esatto, più. E quindi, diciamo, il vostro famoso filo fatato ritorna, il filo del cellulare, e quindi il vostro acceleratore fa boom. Infatti, okay, c'è un meccanismo che è detto quenching, che è questo fenomeno, cioè quando sostanzialmente un superconduttore passa dalla fase superconduttore alla fase non più superconduttore, ci sono dei sensori appositi al CERN che fanno sì che appena sta la temperatura va un po' più in alto, blocca tutto, ferma. Cioè, dampo, ferma tutto, via. stacca, ci stanno tracciando, esatto. No, stiamo esplodendo, ok? E qui vedete la particella che viene piegata dal dipolo. Esattamente, okay? Vedete che non è dritta. E questo serve a piegare la particella, cioè quindi a farla curvare nelle curve dell'acceleratore. Se no sta cosa va tende dritta ad andare dritto, no? Se voi spegnete i magneti, vanno dritte. E invece qui c'è l'altra roba, che è il quadrupolo. Cioè, vedete che sono quattro stavolta, sì, magneti. Ora sono quattro lastre, sempre a forma di papero. E questo è quello che invece permette di fare la lente del magnete. Cioè, quello che permette di strizzare i pacchetti. Anzi, qua vedete? Si vede abbastanza bene. Lì sta da un lato e dall'altro, a seconda di come lo mettete. A seconda di come li mettete, poi ne metti uno dopo l'altro. E in quel caso li stai strizzando così. Invece in questo caso mi sa che li strizza dall'altro lato. E là ci sono anche le linee di campo che fa vedere, qui vedete le linee di campo, come deve essere fatto il campo magnetico per far funzionare questa bellezza. Ok. L'ultimo elemento che manca, abbiamo detto come le pigliamo, come le strizziamo, come le acceleriamo. E come questa è l'evoluzione, diciamo, degli elettrodi del tubo catodico, ok? Si chiamano cavità acceleranti a radiofrequenza. A radiofrequenza perché? Perché 40 milioni di volte al secondo sono 40 MHz. E quindi siete nelle onde radio, sostanzialmente, ok? Quindi qua dentro avete un campo elettrico che oscilla molto rapidamente. Esatto. Quando passano le particelle, vengono accelerate. Esattamente. Vedete? Quindi, rosso-blu. Quindi rosso-blu. E ora rosso. Esatto, e mo gli dà la spinta. È lo stesso principio, solo che anziché essere fatto con due cilindri che si oppongono, in questo caso spari sostanzialmente, emetti delle onde elettromagnetiche, in questo caso. Esatto. In questa cosa che è appunto detta cavità RF, che fa sì che il campo magnetico oscilli. Il campo elettrico oscilli esattamente come vuoi tu, per far sì che sta, esatto, particella, quando si sta avvicinando sia tirata e quando si sta allontanando sia spinta. Ok. Sostanzialmente l'HC sono tutti dipoli, quanti sono? 1232 magneti curvanti, avete due zone di accelerazione, una per fascio, e poi avete dei quadrupoli e degli altri magneti più complicati vicino agli esperimenti per strizzare tutto. Per strizzare e dare sostanzialmente la forma al fascio a seconda di se avete visto delle foto con questi tubi blu, i tubi blu sono dei dipoli. Esatto. Okay. Tutta quella parte e ora lì vi facciamo vedere un pezzettino di LHC. Sì, questo è sostanzialmente la cavità RF, direi di fargli vedere un pezzettino di LHC. Sì, questo è giusto per farvi vedere un po' come è fatto l'acceleratore sotto. Allora, questo qui è un magnete sestupolo, ma vabbè. Ecco, questo qua vedete, queste sono le cavità RF. Il blu è il dipolo,
Questa roba grigia è... Penso di non l'hai capito. Può essere, boh, forse non lo so. Vabbè. Non c'è scritto. I quadrupoli sono bianchi. Comunque la parte blu è la parte tranquilla, diciamo, normale. Okay. La maggior parte del tunnel è fatto di sti tubi blu per chilometri e chilometri, sì, in buona sostanza. Ce l'ho grande sul blu. E vediamo un po' se c'è qualcos'altro qui di interessante da far vedere. No, niente, insomma, sono macchinari. Ecco, avere del tunnel tutto così, 27 chilometri così. Bianchi sono quadrupoli, dice Petrucci. Sì, sì, sono quadrupoli. E questo è il tunnel che è 100 metri sottoterra e che va avanti per 27 km di circonferenza. Ci si muove con i Segway o con le biciclette. Ci sono, sì, proprio le biciclette sotto, no? Per e la riga bianca che vedete sotto serve quando guidate ci sono dei mezzi per portare i materiali. Serve per darvi un'idea di dove andare a sbattere contro la macchina. E questi sono i cavi, il soffitto, quindi, esatto, tutti i cavi che servono. Questa cosa esiste veramente. Questa cosa esiste, questa cosa esiste e ce l'abbiamo. E se venite agli Open Days la potete anche vedere. Esattamente. Spot. Ok, ora direi di farvi vedere un'altra cosa molto bella che esiste veramente. Vogliamo fare un minimo di pausa per le domande. Anzi, Fabio, se ne hai un po'. E poi ci acchicchiamo per questa? Sì, va bene. Nel frattempo, facciamo così. Nel frattempo, vi facciamo vedere questa. Vai. Mentre Fabio racconta, fa le domande, noi facciamo la seguente cosa. Allora, datemi un secondo, perché ci fa piacere farlo. Sostanzialmente, allora, com'è? LHC page 1. Ho visto il primo. Sì, solo che lo chiudo e lo riapro. Alla fine non è il caso, resetto. Vai. Oh, ora, ora schermo. Perché non si vede. Grazie, Flow. Ah, per forza non si vede. Perché sta sotto. Eccolo qua. Oh, allora, questo è un sito a cui potete accedere. Fallo, lo puoi ingrandire? Comunque, se cercate, se cercate su Google Op Vistas. Ah, eccolo qua. Sì, LHC page 1. Ok. Questo qui è lo stato dell'acceleratore, ok? Ora vediamo un attimo di capire cosa c'è su questa schermata. Allora, prima cosa potete vedere che Devi vedere che hai rotto. Devi vedere che ho rotto. No, tutto. No, non fare qua. Va bene, allora, in alto a destra potete vedere che c'è la data. Quindi questa è live, stiamo facendo vedere anche la nostra bellissima chat. Va bene, non fai. Aspetta, ci sono domande. Ci sono domande, beh, Vittorino, tieni pronto. Sì, va bene, sì. Grazie. Quindi vedete, in alto a destra c'è la data, quindi questa roba è live, ok? Questo è quello che sta succedendo in LHC ora. Dopodiché cosa avete scritto? C'è scritto Ion Physics. Noi abbiamo detto che l'HC è un collisore protone-protone. In realtà non solo, può collidere anche ioni, ok? Questi sono i famosi Iran con ioni. Esatto. Iran con ioni, esatto. In questo caso sono ioni piombo. Quindi voi prendete un atomo di piombo, gli levate tutti gli elettroni e lo buttate dentro la macchina. E dopodiché avete lo stato della macchina. Stable beams vuol dire che tutto a posto, i fasci sono stabili e ci sono le collisioni in questo momento che stanno avvenendo, ok? Cioè, stable beams in realtà viene prima e poi quando c'è ion physics significa che c'è la collisione. Quindi questi, tra l'altro, c'erano gli schermi sparsi in tutto il CERN che mandano fissa questa ed altre pagine, esatto, di controllo e che sostanzialmente vi dicono tutta una serie di informazioni. Cerchiamo di spiegare brevemente, se no diventa, sì, un panico perché questa cosa è densissima, allora, di informazioni. Diciamo... Allora, l'energia ti dice quanto veloce stanno andando le particelle. Ok, sì, sostanzialmente. L'intensità è quante particelle avete, quanta roba c'è nei due fasci. Quindi B1 vuol dire B1 nel primo fascio, B2 nel secondo fascio. Vedi, il secondo fascio è leggermente più carico del secondo. E questi grafici invece vi dicono, allora, il nero, che cavolo è l'energia? Allora, il nero è l'energia. Di fatto l'energia è il campo che voi mettete nei magneti, sostanzialmente, ok? Quindi voi vedete, quando il nero va giù, l'energia è bassa. Quindi voi per esempio vedete all'inizio, no? Lì sulla parte sinistra. Questo scacco, l'energia. Sì, quella è l'energia. Ma se voi vedete a sinistra, vedete, no? C'è quella... Allora, il nero è l'energia, il rosso e il blu sono l'intensità, ok? E sono esattamente le cose che vedete qua sopra. Nero, blu e rosso. Se voi vedete a sinistra, potete vedere che hanno fatto l'iniezione di un nuovo fascio all'una di ieri notte, ok? Mm-hmm. Quindi vedete che l'intensità aumenta perché stanno mettendo nuove particelle. E poi inizia il ramping. Che ora voi lo vedete molto ripido, ma se potessimo zoomare, cosa che non si può fare, è molto vedreste lento, che in realtà ci vuole un'ora, l'ora che diciamo prima. E poi vedrete che l'intensità scende. Scende perché? Perché i fasci collidono, vi perdete un po' di particelle e quindi via via scende. Sostanzialmente perdi le particelle che ci sono dentro. Okay. E qui sta succedendo esattamente la stessa. Cioè, in questo momento, in questo preciso momento, a 5 km da qua, stanno collidendo queste particelle, cioè questi ioni piombo, e via via stanno scendendo, vedete, in numero, lungo questa rampa, proprio perché li stanno tozzando. Diciamo, quello che diciamo è che il fascio decade.
Esatto, decade. Esatto. Poi con la volta, a un certo punto non te ne fai più niente. Lo butti. Qui lo butti, si fa il beam dump, cioè hanno un pulsantone che premono. Tra l'altro, nella control room di CMS faceva il rumore dello sciacquone. E perché a un certo punto dice troppa poca roba che sta girando, quindi non ti serve fare più le collisioni. Conviene ricaricare. Conviene ricaricare, esattamente. E quindi questo è il beam dump. Quando vedete questa roba che va giù secca, o c'è stato un problema, o c'è stato un beam dump. Qua non ho capito che c'è cazzo. C'è stato un beam dump che può essere per un problema. O per... Esatto, magari i fasci hanno iniziato a oscillare, e quindi hanno detto spegniamo. No, vabbè, a volte perdi il fascio, soprattutto quando inizi la fase di accelerazione. La macchina è. Prova ad andare qua su page. Vedi SPS? No, vuoi vedere Cryogenics. Questa è la temperatura dentro l'HC. Ah, qua è tutto verde. Considerate che, cioè, uno si aspetta che l'HC sia tipo, vabbè, io vado là, lo accendo, funziona. No, ragazzi, cioè, si scassa praticamente ogni giorno. Cioè, ogni giorno c'è una cosa che, c'è un settore che va a temperatura un po' più alta, quindi devi aspettare che sia. Poi succede un'altra cosa. È successo anche che ci sia stato un povero animaletto che in una notte di mezza estate si sia andato a mangiare, a rosicchiare i cavi di un trasformatore. Rimanendoci secco. Che animaletto era? Era una donna, una faina. Esatto, una faina. E quindi sta famosa faina si è mangiata sti cosi e ha, diciamo, bloccato la presa dati dell'HC per una settimana. Sì. Non vi dico le foto splatter della cosa che circolava. È vero, poi l'hanno messa. No, cioè, e qui sulla sinistra, su questa tendina, potete selezionare, per esempio, tutti se i vari componenti. Cioè, sotto ci sta SPS Page 1, no? SPS Page 1. Che mi dice cioè, invece lo stato. Cosa per SPS. E tra l'altro vedete la grafica più scrausa, perché ovviamente è andato su un sistema più vecchio. In questo caso il bianco è l'energia, il blu o il giallo, a seconda dell'intensità del fascio. Vabbè, rispondiamo un po' di, allora, un po' di domande. Visto allora, che in tema, l'ultima cosa che hai fatto, cosa sta facendo l'HC adesso? Visto che stai dicendo che adesso... collisioni, collisioni, piombo. Quindi quello che vedete lì, in quella cosa, cioè, se vi ricordate, c'era scritto 6000 bla bla bla, Z Jev. Z perché fondamentalmente l'energia è relativa all'energia di ognuno dei nucleoni che compongono gli ioni di piombo. Quindi significa che in realtà lo ione di piombo, quindi il nucleo di piombo senza elettroni, è pienissimo di energia. A che servono queste collisioni? Servono a Alice per studiare i momenti iniziali dell'universo, quindi per vedere come le particelle si combinavano tra di loro nei momenti veramente molto prossimi al Big Bang, quando c'era una densità di energia nello spazio elevatissima, che poteva produrre facendo collidere degli ioni pesanti. Ok, poi Logan Braddock ci chiede: ma se avere massa preclude la possibilità di raggiungere la velocità della luce? Sì. Come mai nelle strutture di LHC aumentare la massa e aumentare la velocità vanno a braccetto? È uscita anche una domanda simile su come, che vuol dire che questi protoni acquistano massa. Quindi magari un chiarimento su questa corretta qua. Allora, tutto quanto parte da E uguale MC quadro. Quindi questa formuletta che avete visto 50.000 volte su magliette e cose varie vi dice semplicemente che energia e massa sono fondamentalmente la stessa cosa, ok? C in questo caso è una costante, quindi vi sta dicendo che voi potete prendere l'energia e la potete trasformare in massa, ma potete prendere la massa e trasformarla in energia, ok? Quindi quello che state facendo dentro l'HC è, spendendo un sacco di energia, state fornendo energia a questi protoni. Questa energia fino a un certo punto si trasforma in velocità dei protoni, ma più vi avvicinate alla velocità della luce, più prende questa energia da qualche parte deve andare a finire, quindi cosa fa? Si trasforma in massa tramite E uguale MC quadro. Quando poi ci sarà la collisione, tutta quanta la massa si ritrasformerà un'altra volta in energia. Quindi diciamo, questa equazione è un'equazione che vi dà l'equivalenza tra massa e energia, quindi la potete leggere in un verso oppure nell'altro, perché è quello che sta succedendo alle particelle del vostro all'interno dell'LHC. Vai. Ok. Poi un'altra domanda, diciamo, di chiarimento che forse è il caso fare è: la gravità di altri corpi celesti influenza le traiettorie delle particelle nell'acceleratore? Questo è stato detto. Quando abbiamo visto il modello standard,
che comunque la gravità agisce su distanze molto più grandi, è importante a distanze molto più grandi e a masse più grandi. Queste sono pochissime particelle, quindi non hanno, non sentono l'influenza degli altri pianeti, come voi non, vi, non sentite l'influenza degli altri pianeti, non è che iniziate a fluttuare perché si avvicina un po' di più Marte. Un altro piccolo aneddoto carino: in un acceleratore in Giappone, che è zona molto sismica, ad un certo punto mentre girava il fascio c'è stato un terremoto, ok? E la curiosità è che le onde sismiche del terremoto in realtà sono così lente rispetto a come viaggiano le particelle nell'acceleratore, che l'acceleratore tutto sommato non ha avuto nessun problema a mantenere il fascio anche con tutto il terremoto e i palazzi che crollavano intorno. Proprio perché siamo su scale di energia talmente diverse che... Qua ne vedo altro, ce ne sono un paio che possiamo rispondere al volo. Gluone viene da glue? Sì, yes, perché sì, viene insieme a una roba. Sì. Dice di una collaborazione Google Cloud col CERN. Ci sono molte collaborazioni. Anche cioè, con c'è il progetto Intel... Open Lab. C'è il progetto Open Lab, che è una collaborazione con il CERN per quanto riguarda l'ambito informatico, con diverse aziende. Non so se ci sia anche Google in mezzo, forse sì, forse no. Non, sinceramente non ho questo dato adesso. Sicuramente Intel, sicuramente Mellanox, sicuramente Microsoft, IBM, molte aziende. Ma in realtà il giro di aziende che collaborano in un modo o nell'altro col CERN è immenso, perché sì, ogni progetto, anche quelli laterali che non sono magari quattro esperimenti principali, poi si appoggia a questa o quell'azienda nei vari settori. Considerate che prendete i soldi che date al CERN, cioè il CERN alla fine ha un budget totale per anno di 1 miliardo di euro. Questo perché gli venga da tutti i soldi che arrivano da tutte le nazioni. Questo 1 miliardo di euro gli serve per pagare la corrente elettrica per far funzionare l'HC. Domanda: quanto consuma tutta sta roba? Esatto. ve lo dico io perché se no, consuma più o meno quanto una città di 10.000 abitanti. Ok, consuma assai. Quindi di solito d'inverno a Natale si spegne tutto e si riaccende solitamente a marzo, perché durante l'inverno ci sono i riscaldamenti, l'illuminazione. La corrente costa di più. E cosa vi volevo dire? Che praticamente la ok, mi sono dimenticato, ragazzi. Non importa, c'è la febbre alta alla fine. Attilio in tutto questo ha la febbre, quindi facciamo un applausone virtuale. Domani saranno tutti quanti fellati, ragazzi. Grazie. Ma non fa niente, va bene. Voi, io ragazzi, già ho fatto il vaccino e quant'altro. Ah, chiedevano poi della metastabilità dell'universo, però non ho capito bene a cosa si riferiva, no? Vabbè, penso la stabilità del modello standard, credo. Boh. Cioè, il modello standard ha una serie di parametri che voi dovete dare, a cui voi dovete dare dei valori, e a seconda dei valori che mettete avete un universo stabile, diciamo un universo non stabile. Ma per il momento è stabile. Per il momento è stabile, e la cosa bella è che facendo tutto il fit con tutti questi parametri, il bosone di Higgs si fa mettere nell'ultima fettuccia che è stabile sostanzialmente, quindi siamo proprio al pelo. Salutiamo un attimo al volo Bibi e Graziana, che dicono se ciao, Bibi, possiamo ciao, fare un acceleratore di Termon, però no, non è possibile perché sono troppo grandi e non entrano dentro al tubo ed è un casino. Salutiamo anche gli altre domande, sarà sicuramente con loro. Come? Sì, sarà anche con loro. C'era perché Antonio Bellotta ha una cartella chiamata Antonio Bellotta sul coso? Perché me la crea automaticamente Windows, Varidex. Ti meriti la X alla fine. No, e poi chiedevano che sistema operativo usiamo, sti software Linux. È tutto fatto su Linux. No, cioè, aspetta, le macchine su cui girano. Che vuol dire sti software? Noi allora, lo streaming o su. Allora, noi qua siamo Windows. E vabbè, al CERN per fare l'analisi dati viene utilizzata al 99% Linux o Mac, che si collegano comunque a macchine Linux. Vabbè, quindi l'analisi viene fatta su server su cui gira Linux poi alla fine. Esatto. Scientific Linux. E sistemi di controllo spesso. Sistemi di controllo spesso si usa Windows per alcune cose, perché non per i controlli dell'HC, però per alcuni controlli di alcune cose più piccole ci sono dei software che girano solo su Windows. Tipo l'Abio. Esatto. E l'Abio, ad esempio, io quando lavorando al CERN, tutto lo sviluppo di FPGA, il 90% lo facevo su Windows, perché i software sono disponibili su Windows. Quindi dipende, in realtà al CERN si utilizza un po' di tutto e nessuno fa root su maledetto Linux, però mi sa che puoi usarlo anche su Windows. Root lo puoi usare dove ti pare, il problema è che usi root. Il problema è che usi root, cioè il problema è che stai usando... Salutiamo root. Il gruppo di root. Ciao amici di root. Root è il software di analisi dati che è stato sviluppato dal CERN e che viene utilizzato tanto al CERN. Esatto. Beh, non ci aiuta a non trovare lavoro fuori. Esatto, è molto potente, è molto difficile da usare, un po' programmato, quindi gratis. È gratis. Il vero motivo è gratis. Source. Esatto. È open source. E però Python è meglio, però. Però il problema è che fuori dal CERN non lo utilizza quasi nessuno. Quindi tu stai lì, ti impari sto benedetto root e poi te lo porti proprio, te lo prendi proprio in saccoccia. No, okay. La macchina del caffè gira su Linux. La macchina del caffè? Sì. Vabbè, sì. Qua direi cosa... che.
cioè, dovremmo parlare a passare parlare un po' di, dei rivelatori di particelle. Parliamo dei rivelatori di particelle. Oh, abbiamo questo filmato d'epoca bellissimo, che è l'unico che ho trovato che è decente in realtà, e che mostra un po' la struttura. Questo è Atlas, esatto, in particolare. Allora, praticamente, vai a che cos'è un rivelatore di particelle? Non è altro che una grande macchina fotografica tridimensionale. Come si rapporta questa macchina fotografica con le macchine fotografiche che utilizziamo tutti i giorni? È, diciamo, una macchina fotografica tridimensionale, lunga 48 metri, alta 27, più o meno come la navata centrale di Notre Dame, con che equivale più o meno a 100 megapixel. Ora mi direte voi, vabbè, cioè avete fatto tutta sta cosa, 100 megapixel, mo prendete due cellulari e li avete fatti. No, il punto è che Atlas deve scattare fotografie 40 milioni di volte al secondo. Altro che 60 fps. Esatto. Quindi dovete avere questi rivelatori, e tra l'altro ne avete tanti che devono lavorare tutti quanti in maniera coordinata. Qui Antonio ci sta facendo vedere un ingrandimento, uno spaccato di Atlas. Di Atlas, questo è Atlas. Sicuro? Sì, questo è Atlas. Purtroppo è Atlas. Dove, allora, nella parte più interna vedete scritto Pixel Detector, Pixel SCT, sono fondamentalmente rivelatori a stato solido, esattamente uguali a quelli che avete all'interno della macchina fotografica. Ma questo si sminchia, vabbè. Perché? Perché fondamentalmente in questa regione le particelle sono tutte quante una molto vicina all'altra, quindi avete bisogno di rivelatori molto che siano in grado di distinguere una particella dall'altra. Sono molto fini, densi. Esatto, fondamentalmente il vostro rivelatore non fa la foto alla traiettoria della particella, ma fa la foto a un puntino in cui è passata la particella. Poi ci saranno dei programmi che gireranno un'interpolazione, quindi faranno il gioco dei puntini sulla settimana enigmistica, e vedranno se dei punti allineati corrispondono o no a una particella. Quindi il primo strato è Pixel Detector. Dopodiché avete Transition Radiation Tracker, che sono fondamentalmente dei tubi pieni di gas con all'interno un filo carico. Questo gas, quando passano le particelle, viene ionizzato, quindi si creano elettroni e protoni da una parte e dall'altra. Questi si muovono, grazie al loro movimento producono segnali elettrici. Andando più verso l'esterno si va a quello che si chiamano calorimetri. Allora, prima di passare ai calorimetri, vi dico solo brevemente che le funzioni di rivelatore sono due. Una è il tagging, cioè riconosci la particella. Come fate a riconoscerla? Semplice, le particelle interagiscono diversamente con la materia, quindi solitamente un elettrone lo fermate con 20 cm di piombo, un fotone altrettanto, un muone ci vogliono 400 metri di roccia, un neutrino ci vuole una stella. Ok, quindi prendete, più la vostra particella penetra all'interno del vostro rivelatore e più, diciamo, riuscite a riconoscerla, a dire questa è una cosa, questa è un'altra. È come un setaccio, più o meno. Esatto. È come se fossero tanti setacci, ognuno con una griglia più piccola. Quindi alla prima togli proprio la crusca, alla seconda togli la farina che è un po' più raggrumata e via via. E a seconda di quello che ti cade dentro ogni setaccio e di come è passata sta roba attraverso il setaccio, riesci a capire che particella è. Esattamente. Ora, questo è il primo compito. Il secondo compito è la misura dell'energia, perché vi ricordate prima, noi grazie all'energia dei due fotoni volevamo capire qual era l'energia della particella che li aveva originati. Ok? Quindi adesso fondamentalmente vi interessa capire, non solo avete capito magari che questo è un muone o è un fotone, però volete capire che energia sta andando. Per capire qual è l'energia di una particella avete due modi. Il primo modo è farla passare all'interno di un campo magnetico che la curverà. Quindi conoscete il valore del campo magnetico. Più viene curvata... No, si vede dopo, guarda, te lo lascio andare. Più viene curvata... Fai così. Più viene curvata e più significa che la particella ha meno energia. Meno viene curvata, più significa che la particella è una botta pazzesca. Questi sono i magneti. Questi sono i magneti. Atlas in realtà ha due sistemi di magneti, ma me lo fa vedere. Questo è lo schema totale, no? Un altro modo per misurare l'energia è che prendete la particella e la fate scontrare contro un muro e poi andate a misurare, andate a vedere quanto si è riscaldato il muro. Ok, lasciatemela passare. Quindi vabbè, l'idea è molto simile a quello che si può fare. Quindi fondamentalmente quello che fate è, lo vedete, qui ci sono l'elettrone e il fotone che hanno attraversato il rivelatore, i rivelatori, i primi rivelatori che non sono quelli distruttivi. Hanno fatto una piccola curva, soprattutto l'elettrone e il fotone no, perché non è carico. Hanno fatto una piccola curva, poi sono andati all'interno del calorimetro elettromagnetico e lì, pracchete, si sono disintegrati. Il protone invece
che è formato da quark, quindi è una particella un po' diversa, riesce a attraversare il calorimetro elettromagnetico e si va a scontrare all'interno del calorimetro adronico, dove trovate dei materiali molto molto densi, pezzi di piombo e roba del genere, contro i quali lo fate andare a scontrare, e poi fate questa solita misura. E quest'altro arancione invece è il muone. Il muone, vi ho detto prima che per fermarlo ci vuole, avete voglia a metterci materiale, quindi il muone lo fate viaggiare e lo andate a rivelare nella parte più esterna del vostro rivelatore, dove solitamente ci sono solo muoni. Quindi solitamente se trovate dei punti allineati all'interno della parte più esterna del vostro rivelatore, potete quasi essere certi al 100% che quello è il vostro amico muone. Il muone vi serve per tante cose, tra cui per esempio selezionare gli eventi. Quindi vi ho detto, Adas scatta 40 milioni di fotografie al secondo. Questo poi lo vediamo, c'è un video figo. E quindi ve lo dico dopo. Ok, quindi qua sta facendo vedere sostanzialmente come vediamo tutte le particelle. E il neutrino lo vedete col cazzo. Lo vedete col cacchio, perché infatti passa attraverso tutto, non gliene frega di niente. In realtà il neutrino in qualche modo lo vedete. Come? Vabbè, è difficile. Esatto, il neutrino lo vedete perché, diciamo, queste particelle... Vi manca un pezzo. Vi manca l'energia. Diciamo, vedete quello che manca. Esatto. Voi sapete quello che c'è all'inizio. Cioè, allora, sostanzialmente se tu hai una roba del genere che ti va dritta, all'improvviso questa qui decade, quindi tu vedi, che ne so, qua un elettrone che esce... E qua non c'è nient'altro. E qui non c'è nient'altro, perché vedete che questo se ne va per un angolo per fatti suoi. Si dite, ma com'è che questo se n'è andato in questa direzione e non ha continuato dritto, se fosse decaduto? Non è bilanciato, è come bilanciare una cosa. Quindi dice, vabbè, ma qua c'è qualcosa, e qua tipicamente c'è il neutrino. Quindi, per essere sicuri di vedere bene i neutrini, dovete fare dei rivelatori che sono ermetici. Perché se il vostro rivelatore ha un buco, non capite più niente, ok? Perché vedete che da una parte ci sarà sempre un... Cioè, secondo voi ci sarà sempre un neutrino nel vostro evento, ma in realtà è una cavolata. Ok. Vediamo un po' che altro... Questo filmato mi sa che più o meno... No, finito. Questo era, mi sa. Fa vedere sostanzialmente... Forse va a vedere una collisione, forse no. Non mi può sa essere. Che così, comunque, questo è esattamente come funziona TAS. Cioè, esatto. In generale come funzionano... In qualsiasi... Fondamentalmente un rivelatore di LHC... Uno degli esperimenti montati sull'LHC è paragonabile a un esperimento degli anni, diciamo, 80, o meglio, a più esperimenti degli anni 80 che lavorano tutti quanti in sincrono per rivelare dei decadimenti molto complicati, perché il bosone di Higgs può decadere in due fotoni, può decadere in quattro leptoni, quindi in due elettroni, può decadere in 50.000 cose diverse. E quindi voi quando avete progettato gli esperimenti dell'HC, avete pensato a fare dei rivelatori che non fossero blind, quindi non fossero ciechi per qualche tipo di decadimento, ok? Quindi noi, proprio, facendo un riassuntone, abbiamo sta specie di cipolla di setacci diversi, e a seconda di quello che vediamo nei vari punti del setaccio siamo in grado di ricostruire che particella è, più o meno che percorso ha fatto, quanta energia ha perso, perché siamo in grado di misurare sostanzialmente di quanto si sono riscaldati, tra virgolette, i vari elementi. Sta roba viene tutta trasferita nei dati, cioè questi dati vengono tutti trasferiti, immagazzinati e poi analizzati da gente tipo Attilio, che cerca di ricostruire, di capire. È come ricostruire un delitto, è un giallo, no? Tu hai degli elementi, hai degli indizi, non sai cosa è successo, però sai che, vabbè, c'è del sangue lì, il coltello l'hanno lasciato, e non trovo, che ne so, questo come è entrato, allora vuol dire che è andata così. A me piace proprio l'analogia dell'incidente d'auto. Cioè, voi immaginate di sentire il rumore di una macchina, dei freni di una macchina. Non fate in tempo a vedere l'incidente, vi affacciate e vedete pezzi sparsi su tutta la strada, ok? Allora, volete capire a che velocità andavano le macchine e magari di che macchine si trattava. Quindi cosa fate? Andate a guardare tutti quanti i pezzi e cercate poi di capire quale macchina è la proprietaria del pezzo X. Esatto. Ok? Il problema di LHC è che quando fate queste benedette collisioni e collidono contemporaneamente 60 protoni a ogni incrocio dei fasci, fondamentalmente state facendo questo fantastico gioco all'interno di un'autodemolizione, ok? Quindi immaginate di avere un incidente tra due automobili all'interno di un'autodemolizione, che di solito non è il posto più pulito del mondo, e dovete poi cercare di capire quale pezzo è effettivamente relativo alla collisione. Quindi c'è un sacco di altra monnezza random. Analisi dati. Esatto, quindi fate analisi dati e vi rovinate la vita in questo modo. Esatto. Con simpatia. Allora.
Detto questo, all'altro esperimento, diciamo, General Purpose, l'abbiamo detto prima, forse no, è CMS, sì. Che allora, ci sono quattro esperimenti sull'anello degli LHC, ok? Due sono General Purpose, quindi prendono tutto, ok? Vedono tutto quello che succede, e sono Atlas e CMS. Lasciala stare, non deve... Perché? Perché ne vogliamo due? Domanda, questo è facile. E poi ci sono gli altri due che invece sono specifici. Uno è l'HCB, quello dove lavoro io, che studia la fisica del, del flavor, ok? In particolare del B, del sapore, dei sapori, ok? Quindi il sapore. Quark B, quello tutto che abbiamo messo all'inizio. E l'altro invece è Alice, che studia in particolare la fisica del, degli ioni pesanti. Quindi, per esempio, le run adesso piombo piombo sono prevalentemente per Alice, ok? Martina ha preso. Martina dice per confrontare i dati. E ci sta, Martina, esatto. Ci ha preso. Brava Martina. Il problema qual è? Se voi fate il vostro esperimento, è la LHC l'unica macchina che esiste al mondo che, su cui possiamo fare questi esperimenti. Se voi fate un solo detector e ha un problema, perché può succedere, e voi fate il vostro bel esperimento e i vostri dati li analizzate in maniera sbagliata perché il detector era fatto male, può succedere, e trovate invece del bosone di Higgs un'altra cosa. Se fate due esperimenti completamente indipendenti come Atlas e CMS, se trovate qualcosa in tutte e due, e beh, non può essere un caso, no? Quindi una rondine non fa primavera. Esatto, ma due già inizia a essere un po' più. Questo è giusto un filmato illustrativo dell'esperimento, quindi gemelli. Bannare Bibi Sartore. Volendo posso bannare Bibi Sartore, però non mi sembra il caso. No, quindi niente, vabbè, questo è un altro possiamo filmatino. Farli vedere, vi abbiamo fatto vedere come si vedono adesso gli eventi, ma vi vogliamo far vedere anche come si vedono un tempo. Ah, beh, questo sì, vabbè, qui questo come si vedono più o meno ora, no? Che siamo in grado di ricostruire sta roba in 3D, ultra fighetta e quant'altro. Vabbè, CMS ed Atlas... Vabbè, qui mo ci sono un poco di cose. E qui era più o meno la stessa spiegazione che abbiamo fatto prima, perché anche CMS si basa sullo stesso principio a cipolla. C'ha vari stati, e a seconda di dove muore la particella e come muore la particella, siamo in grado di ricostruire che particella era. Che particella era nel caso dei muoni. E vabbè, qui c'è un po' di dati e bla bla bla. Ok, andiamo avanti. Questo invece è un altro filmato abbastanza interessante che abbiamo trovato circa come vediamo questi eventi, perché l'abbiamo presa sta roba. Allora, e mo dobbiamo cercare di capire, esatto, come visualizzarla. La scoperta del positrone, una delle prime scoperte fisiche delle particelle negli anni 30. E all'epoca voi facevate una foto di una particella e bam, vabbè, lo sa, il positrone è questa roba qui. Quello sopra, sì, questo qui. E quindi vi mettete lì e facevate proprio le foto. Sì, solito il dottorando invece di stare a scrivere un programma fino alle 4 del mattino stava là con una bella lente di ingrandimento in mano e si guardava tutte le foto. Si guardava tutte e diceva questo probabilmente è un elettrone, questo è un positrone, eccetera, eccetera. Come fate a capire se è un elettrone o un positrone? Dal senso gira? Della curvatura. Questo è un positrone, no? Sì. Perché sostanzialmente avendo carica, il positrone sarebbe l'antielettrone, no? Quindi è il gemello in antimateria dell'elettrone. Ovviamente se tu metti un campo, se metti un campo magnetico, l'elettrone gira da un lato e l'antielettrone, visto che ha carica opposta, gira dall'altro lato. E tu a seconda di quando vedi della roba che gira in dei sensi opposti e che c'ha più o meno una roba che la stessa curvatura, dice hanno stessa massa. A noi è carica opposta, magari è il fratello con la carica opposta dell'elettrone. Che è sta roba, infatti è proprio così. Questo è già qualche anno dopo, cioè nel 73 già con le camere a bolle, e questa è la roba che vi abbiamo mostrato all'inizio. Ecco qua, infatti. E bisognava mettersi lì a guardare le foto e a ricostruire il raggio di curvatura della particella, perché da lì potete capire l'impulso. E cioè, ora voi guardate questa roba, io la guardo e dico, boh, cos'è? E c'era il mio professore di fisica delle particelle che la vedeva e faceva, ma sì, ma questo è chiaro, questo ecco è qua. Un coso che decade. Vedete, queste sono sta facendo vedere, che fa vedere la ricostruzione. Ecco, invece già nel 79, con l'avvento quindi nel 79... Questo è SPS. Questo è SPS, quindi STP barra 79 S. Noi che cazzo c'avevamo? Non c'avevamo niente. 79 che computer c'erano da casa? Non c'era niente. Invece al CERN erano già in grado di ricostruire, ecco, questo nell'82, quindi questo pensa che è la scoperta del WZ. Penso di sì. Mi sa di sì. Mi pare che è la scoperta della... Sì, questa è WoW. Nell'82 permettevano di fare roba del genere. Questo è l'app invece. Questo è l'app, quindi l'acceleratore prima di LHC. Erano nello stesso tunnel. Stanno nello stesso tunnel. Erano in grado già di ricostruire in questo modo. E poi via via, ovviamente nel 2000, le cose sono... Negli anni 2000 le cose sono diventate 3D. Questi sono i progetti, sono le simulazioni, sì.
le simulazioni, sì, queste sono più le simulazioni sostanzialmente, che permettevano di vedere tridimensionalmente, di fare delle schematizzazioni particolari che magari evidenziassero determinati aspetti. E questa invece è il 2012. Questo che è, insomma, comunque visualizzazioni sempre più complesse. 2015, questa è molto bella, cioè tutta sta roba colorata che sembra un po' un fiorellino. E voi in mezzo dovete trovare due tracce che vi servono per prendere il esattamente. E niente, vabbè, finiamo di vedere il filmato perché è carino, sostanzialmente, fino alla ricostruzione dell'evento completo. E qui, insomma, questi coni fa vedere chiaramente quali sono le particelle più massive che hanno sparato là, per evidenziarle, dire, vabbè, ma qua c'è proprio un particellone grosso che tipo andava bello veloce, e quindi lo vedi, esatto, un jet a colpo d'occhio, sostanzialmente. Poi appresso avanti cosa abbiamo? Ah, abbiamo un po', parliamo allora, una delle ultime cose. No, prendiamo i dati. Questo in realtà è l'ultimo filmato che abbiamo. Esatto. Abbiamo accelerato le particelle. Esatto. Attilio sta morendo, quindi abbiamo accelerato le particelle. Noi le abbiamo fatte collidere in tal collisore. Abbiamo preso i dati per i nostri bellissimi esperimenti a 40 milioni di fotogrammi al secondo. Dopodiché, però, che ci dobbiamo fare? Beh, dobbiamo vedere di capire un attimo cosa è successo. Allora, il primo problema è questo: noi stiamo prendendo 40 milioni di foto al secondo, ma ormai stiamo cercando tutti quanti eventi che sono molto rari. Per cui, di quelle 40 milioni di foto al secondo, in realtà a voi ve ne interessano magari due. E tutte le 40 milioni di foto al secondo costituiscono troppi dati, non le potete salvare tutte. Non ce la fate. Ogni evento quanto è grande in media? Un mega e 6. Ogni evento, quindi ogni foto che facciamo è un mega e 6. Ogni foto RAW. La foto RAW proprio della Canon. Okay. Dipende dalle idee. Anzi, un po' più piccola. Meno. Noi siamo un po' più meno, ma un po' di meno. L'HCB. Alice è molto più grande, per esempio. Sì. Sono più di 100 mega. E quindi voi cosa fate? Dovete vedere quelle che vi interessano e quelle che non vi interessano. Ok? Quindi cosa fate? Vi serve un sistema che si chiama di filtraggio degli eventi, ok? In cui voi avete dei sistemi che sono sia hardware che software, molto veloci, che questo è quello che faccio io, che prendono, facevo in parte anche io, che prendono i vostri dati in tempo reale, perché la macchina non vi aspetta, ogni 25 nanosecondi, ogni 25 miliardesimi di secondo, bam, vi arriva una nuova foto. E voi dovete prenderle, guardarle e scartare quelle che non vi servono. Esatto. È un processo. Immaginate un fotografo pazzo che è in grado. Vuole fare la foto del secolo. No, deve trovare. Però la foto del secolo la sa che l'avrà tipo una ogni 20 miliardi. Allora si mette lì con la sua bella Canon. L'attiva, mette la Canon e dice: oh, fatti 40 miliardi di foto, esatto, al secolo. 40 milioni di foto al secondo. Lui si mette lì, le scatta. E questo fotografo pazzo al volo deve riuscire a capire quali sono le foto che sono venute bene e quali pochissime. Quali sono venute male e quali pochissime invece sono venute bene. Esatto. E per fare questo c'è tutto un sistema che è detto molto trigger, filtraggio, un sistema gerarchico. Ora lo vedete qua schematizzato, vedete collisione, boom, 600 milioni di collisioni. Vabbè, perché questi sono tutti gli esperimenti, esatto. Fanno gli sboroni. Questi dati, vedete, vengono tipo risucchiati via, ma semplicemente vengono acquisiti. Qua si vede meglio, quindi tutti questi dati vengono presi. Fuori. Stiamo parlando di tanti dati, stiamo ecco parlando qua. Di gigabyte, gigabyte, decine di centinaia di gigabyte. Ognuno di questi è un mega, però ovviamente sta roba viene qua. Il mio esperimento nell'upgrade farà 40 terabit al secondo, quindi fatevi un po' due conti, dividete per 8. Fa parecchio. E quindi qua fa vedere finalmente come funzionano i sistemi di filtraggio. Il primo livello, questa è la roba su cui lavoravo io, è un livello hardware. Quindi c'è un'elettronica che fa una primissima scrematura di quello che va preso e quello che non va preso. Cioè, cerca dei punti allineati. Cerca dei punti allineati. Se vede monnezza varia strana, dice di no. È un sistema molto stupido questo. Sostanzialmente già fa veramente delle cose molto rozze. Guarda solamente dei pezzi del detector e cerca dei pattern molto particolari. E ci serve così rozzo perché deve essere molto veloce. Sono dei chip proprio dedicati apposta solo per questo. Gli FPGA, li conoscete, perché ci fanno si fanno i chip. E quindi questo riesce a più o meno a rimuovere, passa da 10.000 eventi a circa uno. Insomma, mo questa è una cosa. Fa una riduzione di un fattore 1.000, 10.000, dipende dall'esperimento. Però qui siamo ancora a 100 GB al secondo, quindi sono ancora troppi per poterli scrivere su disco. Ok? Quindi che succede? Succede che ora li prendete con una rete di computer molto figa, li mettete insieme e avete un cluster, quindi avete un sistema di tanti computer. Per esempio l'HCB ne abbiamo circa 2500. Noi abbiamo 2500 computer solo per fare questa cosa. 2300, scusate. Solo per fare questa cosa, ok? Che si guardano tutti gli eventi uno per uno. A questo punto però siamo su un computer, non più su un hardware apposta. Per cui Più lento. È più lento ma è più sofisticato. Possiamo andare a guardare tutto il detector e non solamente un pezzettino come fa il trigger di basso livello. E possiamo fare cose più sofisticate. Quindi possiamo dire: ah, io voglio un elettrone qua e un fotone qua. E cerco tutti gli eventi che abbiano questa caratteristica, per esempio, no? E gli altri li butto.
E questo sistema è anche gerarchico, ci sono più livelli di questo sistema. E alla fine arrivate ad una rate che potete scrivere su disco, che tipicamente è qualche gigabyte al secondo. Quindi quello che è successo è che sostanzialmente il detector, quindi il tipo Atlas, no, ha preso tutti i dati che poteva. Li ha passati a un primo livello di elettronica che ha già fatto una prima scrematura, un secondo livello di elettronica che a volte è on site, è giù. È sempre on site. È on site, è lì, quindi on-site. È giù. Quindi sti computeroni che fanno le selezioni, le prime due selezioni, sono lì, sono proprio vicini, perché sono nelle stanze a fianco. Sono sotto terra, noi ce l'abbiamo 100 metri sotto terra. Esatto, perché non hai il tempo di mandarli sopra. In ogni caso dovresti poi mettere dei cavoni enormi. Invece no, tu tieni tutto concentrato. Dopo questa primissima selezione, sostanzialmente poi i dati vengono infine mandati al data center, esatto, al tier 0, come detto, in cui ci sono 73.000 core di processori. Sì, ci sono circa 12.000 server al data center del CERN che ricevono i dati direttamente dagli esperimenti e li copiano e li inviano per lo storage sul lungo termine e per lo storage a breve termine per l'analisi. E fanno la ricostruzione. Esatto. E cominciano un po' a processare. Prima vengono salvati sul disco, dopodiché la ricostruzione è girata dopo offline. Perché sta facendo un nastro, scusate. Ogni cubotto che vedete è sostanzialmente, esatto, un evento. Okay? E possiamo dire che ogni anno vengono prodotti in media 25 petabyte, ok? Di dati, petabyte. Allora, petabyte. Fino al 2008 eravamo quelli più... quelli che procedono più, esatto, dati. Adesso siamo Epsilon. Siamo delle cacche. Cioè, prendete Facebook e Google, ci fanno malissimo. Ci fanno proprio male. E qui invece c'è l'altro sistema che viene utilizzato per il per fare diciamo, il processamento dei dati. Il processamento è veramente brutto. Processing, però hai ragione. Il processing dei dati. Che succede? Praticamente abbiamo 12.000 computer al CERN, che però sono solamente il 20% di quello che ci serve per fare veramente l'analisi. Tutto il resto è sparso per il mondo. Esatto. Okay? In Italia ci sono 11, quindi Tier 0 è Ginevra, è il centro globale. Tier 1, quindi vuol dire i centri di calcolo più vicini e più potenti e più grandi, ce ne sono 11. C'è questa struttura gerarchica, no? Esatto. E uno a Bologna. Uno a Bologna in Italia. Poi sono Tier 2, invece ne sono 140 al mondo in Italia, tra cui c'è anche Napoli, Roma e altri centri. E Tier 3 non esistono. Sì, Tier 3 sono fondamentalmente dei server... il server che può utilizzare un istituto per fare analisi. Diciamo, il punto qual è? I tier 2 e i tier 1 fanno anche roba che è importante per la collaborazione. Cioè, se dovete generare degli eventi simulati, si utilizzano anche i tier 2. I tier 3 invece sono risorse che vengono utilizzate solo per fare analisi dati e vengono utilizzate solo dai fisici che appartengono a determinate università e che usano quell'oggetto. Esatto. Questa rete di calcolo distribuito, perché noi prendiamo, cioè, sti conti che dobbiamo fare, li distribuiamo su una grande quantità di computer che, come vedete, sono sparsi per il mondo, in Giappone, America, Cina, sì, dappertutto, è detta grid, ok? Perché è una rete, è una griglia di computer. Fondamentalmente che è il cloud computing, perché, diciamo, l'idea è che, allora, io quando ho fatto la mia tesi di specialistica, per analizzare tutti quanti i dati, utilizzando la grid ci mettevo più o meno due o tre giorni, ok? Quindi io fondamentalmente scrivevo il mio programmino, dopodiché dovevo analizzare tutti quanti questa mole enorme di dati, quindi mica me lo giravo sul mio laptop, lo giravo, prendevo il mio programmino e lo mandavo tramite un server, lo sparavo dove stavano i dati, quindi il mio piccolo programmino girava un po' in Cina, un po' in Giappone, un po' di là, un po' di qua, totale 3 giorni. Mi ero fatto il conto quanto tempo avrei dovuto spendere per fare la stessa cosa utilizzando il mio laptop? Praticamente 500 giorni. Ed era il 2010, ok? 500 giorni, ma solitamente voi girate, poi andate a guardare il plot e fate: "Marò, cavolo, mi sono dimenticato sta cosa", quindi correggi, rimanda il coso, quindi altri 500 giorni. Cioè, mi sarei laureato probabilmente in qualche millennio, sostanzialmente. Così un po' di numerelli sulla grid girano a ogni secondo in media 35 gigabyte di dati in totale sulla grid che girano, abbastanza. No, anche Berkeley. E il centro di calcolo del CERN, quindi quei 12.000 server più o meno, prendono 3.5 megawatt di potenza, che può sembrare molto, ma in realtà è niente rispetto a quanto consuma l'acceleratore, per esempio. Sì. Che stiamo intorno ai pari 500 megawatt. No, 170-200. 200 megawatt, perfetto. Okay. Che comunque non è poco.
rimane sostanzialmente un'altra cosa di cui volevamo. Preparatevi, diciamo, magari un po' di domande, perché stiamo per chiudere. Magari rispondiamo a un altro paio di domandine su questa roba qui. E volevamo, diciamo, salutarvi con un po' di pensieri sulle ricadute tecnologiche del CERN. Anche no? Perché alla fine della fiera vi dobbiamo dimostrare che questo euro lo state spendendo bene. Lo stiamo spendendo bene. Sì. Quindi, tutte le cioè, nel senso. La ricerca, questa ricerca che facciamo è fine a se stessa, no? Cioè, serve solo a capire meglio. Perché fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Lo facciamo per conoscenza. Non sappiamo bene a cosa ci porterà l'aver scoperto sto benedetto bosone di Higgs. Probabilmente a nulla. Magari scopriamo il teletrasporto. Che cazzo ne sappiamo? Boh, intanto l'abbiamo visto, cioè, e sappiamo che c'è, sappiamo come trovarlo. Come Galvani che giocava con le rane, mica lo sapeva che poi si sarebbero inventati, a partire dalle sue ricerche, volta avrebbe inventato la pila, poi dalla pila i vari, diciamo, generatori di corrente. Adesso, grazie a Galvani che giocava con le rane, nessuno gli avrebbe dato un soldo per giocare con le rane, però grazie a lui abbiamo la corrente elettrica. Senza corrente elettrica arriviamo all'età della pietra in 10 minuti. Non potevamo fare lo streaming, ad esempio, fra le altre cose. Esatto. Attilio sta veramente morendo. Cedendo, povero ciccio. No. Tutta la mia foto. Però fra le altre cose, appunto, quindi la ricerca in sé è più o meno fine a se stessa, però grazie ovviamente al fatto che servono tecnologie avanzate per sviluppare questo tipo di e per trovare questo tipo di risultati, ovviamente il tutto ha delle ricadute tecnologiche anche sulla nostra vita di tutti i giorni. Ad esempio, cioè, possiamo fare gli esempi, diciamo, l'esempio più noto di tutti ovviamente è il web, perché ricordiamo che internet esisteva da prima, ma erano reti private. Cioè, internet è stato inventato dalla difesa americana, si chiamava ARPANET, no? Il problema è che erano reti chiuse, cioè la difesa. Non c'era un protocollo di trasmissione, non c'erano i siti web. Non c'erano gli stati, cioè erano un blocco di computer che comunicavano secondo un protocollo e si facevano i fatti loro. Poi questa che tecnologia è stata portata, era presente ad esempio all'interno delle università, no? Però erano era tutti. Era presente anche al CERN. Era presente anche, si chiamava CERNET, abbiamo scoperto. Beh, CERNET era, allora il problema è questo: prima che venisse standardizzato Ethernet, che è il protocollo che usiamo oggi, c'erano diversi protocolli. Ethernet è stato inventato in America, in Francia c'erano il loro, e il CERN aveva il suo, che si chiamava CERNET. C'era proprio l'hardware sviluppato. Al data center nel museo abbiamo delle schede di hardware sviluppate per CERNET. Mm-hmm. Poi a un certo punto uno si è capito che ormai internet aveva preso piede e ci siamo tutti standardizzati su Ethernet, diciamo. Ok, quella è una delle cose, poi magari di questo ne parliamo un po' meglio. Esatto. E invece la grande rivoluzione è stata quella del, diciamo, di una rete globale di computer senza che passasse sostanzialmente da dei nodi critici e chiusi, come avveniva invece prima, cioè di una rete libera. L'invenzione di, diciamo, di Tim Berners-Lee, che ovviamente ha inventato il World Wide Web, il WWW, è stata proprio quella, cioè nel fatto che sostanzialmente fosse possibile passare da connessioni da un computer all'altro attraverso i link, attraverso pagine web, la possibilità di inserire immagini, testi. Quindi quella è stata sostanzialmente la vera rivoluzione, perché è vero che la tecnologia era presente, ma insomma era chiusa, diciamo, era scura, era appannaggio di pochi. E invece la grande rivoluzione democratica, esatto, diciamo, dell'internet è stata quella. Però non si ferma lì, ovviamente. Ci sono state anche tantissime altre tecnologie che sono state sviluppate grazie al CERN. Ad esempio, i progressi nello sviluppo di superconduttori, che sono quelli che utilizziamo, come abbiamo spiegato prima, per far sì che i magneti non si squaglino appena gli attacchi la corrente. Ci sono, ad esempio, i progressi fatti nella cura per i tumori grazie all'adroterapia, quindi al fatto che siamo in grado di produrre acceleratori di protoni in maniera precisa, tranquilla, sicura e magari estremamente energetica, che è quello che serve proprio per bersagliare magari i tumori e cercare di curarli. Altri esempi. Beh, anche sempre in medica, anche la diagnostica. A parte curare i tumori, anche quello che ti permettono di vedere se una persona ha o meno tumori. Molte di queste tecniche sono avanzate grazie agli sviluppi tecnologici che sono stati richiesti per costruire i detector del CERN. Esatto. Quando voi fate una PET, ok, sostanzialmente vi state mettendo all'interno di un detector come più o meno quelli di LHC, ok? Perché andare a vedere e capire da dove sono arrivati due fotoni che voi avete con la PET, non so se sapete come funziona, praticamente è un problema, è tutto analogo a quello di andare a capire dove erano i due fotoni del bosone di Higgs. Tant'è vero che fisicamente uno dei vecchi detector dell'EPP, L3, è stato smontato e con alcuni dei suoi pezzi ci hanno fatto
i PET scanner che stanno negli ospedali adesso. Mm-hmm. Quindi non solo la tecnologia, ma proprio fisicamente il materiale. E poi, non so, altri esempi, diciamo, tranquilli, senza andare troppo nello specifico. Vabbè, diciamo, le tecnologie di analisi dati che adesso utilizzano Google, Facebook, fondamentalmente il primo utilizzo è stato fatto al CERN, poi loro chiaramente le hanno migliorate per renderle più veloci, eccetera, eccetera, però, come dicevamo prima, i primi big data venivano dal CERN. Quindi noi siamo stati i primi a cercare l'ago nel pagliaio. Adesso qualsiasi app produce un mole di dati enorme e quindi dovete analizzarla. E fondamentalmente le tecniche di analisi sono le stesse che sono state utilizzate al CERN. Adesso le analisi si stanno muovendo su intelligenza artificiale per il riconoscimento degli eventi. Quindi invece di andare a ricostruire traccia per traccia, quello che fate è vedere proprio l'immagine complessiva del vostro evento, come Facebook riconosce i vostri volti, allo stesso modo potete far riconoscere a una rete neurale artificiale, potete far riconoscere degli eventi interessanti, quindi delle collisioni. Scusate se dico eventi, ma noi le collisioni le chiamiamo eventi. Eventi. Ok, c'erano un po' di domande, delle ricadute tecnologiche, ma l'abbiamo detto. Magari vi faccio vedere un paio di cose proprio in chiusura di curiosità sul web, sulla nascita del web. Sulla nascita del web. Questa è stata la prima presentazione che è stata fatta del web e dietro la meta c'è scritto vago ma eccitante, perché tipo da questa roba nessuno ci aveva capito niente. Tim Berners-Lee è andato lì e fa tutta la spiegazione e nessuno ci ha capito niente. Ho detto sembra una buona idea, però non ci ho capito un cazzo. Capito, esatto. No, però bravo Ayun, però insomma non si mantiene tanto. Questa mi sa che è una domanda che ha fatto non so chi. Penso che questa sia roba di Bibi che avrà no, chiesto. No, questa incredibilmente no. Quelle no. Dopo sono tutte roba di Bibi. Non so che vuol dire. Funzionano tutti in strong focusing condition. Strong focusing condition intendo con acceleratori. Il fascio molto focalizzato, penso. Gli acceleratori funzionano allora, tutti. In realtà funzionare funziona anche senza nessuna collimazione. Il problema è che più è focalizzato, più queste particelle sono vicine, è più facile che quando si incontrano si beccano. Esatto. Semplicemente e serve per voi per avere una più alta probabilità di collisione, esatto. Sostanzialmente. E poi il problema che sono tanti protoni, sono tutti quanti con la stessa carica, esatto. Non ci avete più gli elettroni che servono a neutralizzare la carica positiva dei protoni, e quindi diciamo fare una nuvoletta più densa di quello diventa un casino. L'unica cosa che potete fare è fondamentalmente quello di focalizzare il tutto per stritolare il fascio quando è necessario. Esatto. E poi ultima cosa, dicevano, è possibile far girare fasci diversi in contemporanea nelle HC per condurre più esperimenti in contemporanea? Allora, contemporanea no. In contemporanea conduciamo. Sì, cioè. No, nel senso fasci diversi no. Però. No, fasci diversi no. Se fai girare protoni, fai girare protoni. Se fai girare ioni, fai girare ioni. Ma in realtà. In LHC no. Puoi fare piombo protone, però nel senso il fascio rimane quello finché non scarichi la macchina. Ah, sì, sì. Sì. Mentre invece in SPS. Sono fasci diversi. Sì, però mentre per esempio in SPS. Se voi avete l'HC che funziona con gli ioni, in SPS, dopo che avete riempito l'HC, quello sta lì bello per 8 ore, 10 ore, potete prendere protoni. Ok? Questo si fa spesso. Poi sono le domande difficili che avrà fatto tipo, non so, Valerio. O Valerio o Peter? Io scommetto su Valeria perché sono un po'. O Valerio più... o Peter. Sono più cattive, non sono da Peter. Come distingui un Delta Ray dal cover background? E qual è l'uso del zero di gricalorimeter? E qual è la sua resistenza al radiation damage? Questo era. Lo scappellamento a destra è la risposta. Esattamente. Ok, allora. Lo distingui con le micromegas. Io ho fatto i micromegas. Amico. Io ho fatto Micromegas, cioè ho fatto un esame di laboratorio, ho fatto la caratterizzazione delle Micromegas. C'erano altre domande da rispondere? Per ora ho visto di no. Ho visto una che chiedeva perché Alice ha bisogno di... Ecco. Perché Alice scrive molti dati, se è quello che prende meno eventi, perché è un evento molto più grande. Prende meno eventi perché è un evento molto più grande. Perché studia le collisioni tra ioni pesanti. Esatto. Quindi fondamentalmente non avete due protoni che collidono, ma avete tutti i protoni di un atomo di piombo contro tutti i protoni di un altro atomo di piombo, quindi più quando tiene ancora. Cioè, fondamentalmente non si sta scontrando uno scooter contro uno scooter, che potrebbe essere protone contro protone, ma si sta scontrando fondamentalmente un gruppo di 10 tir pieni di roba uno contro l'altro. Quindi ogni volta che fate sta foto c'è un casino. Esatto. E dovete. Quindi questo dovete... è il primo sito web, ragazzi. Allora, questo era il modo in cui ci andava di chiudere la serata, sostanzialmente. Questo è il primo sito web della storia, che è ancora lì, ok? Quindi potete andare su info.cern.ch e accedere al primo sito. In particolare, se cliccate sul primo link, vi fa vedere proprio come diciamo, com'era la pagina all'epoca, ok? Ci sono
una serie di robe. Ci sono ovviamente i, io non so, i software, la parte tecnica che descrive i protocolli, la bibliografia con le referenze, la documentazione, la storia del progetto. E questa è la stessa pagina sostanzialmente da allora. Il problema è che all'epoca ovviamente non è che c'erano, cioè sì, c'erano i browser grafici, il primo creato è stato Mosaic, però in realtà probabilmente il modo più semplice in cui l'aveste visto sarebbe stato questo, quindi da terminale. E questo è un simulatore di terminale. Non esisteva il web, figuratevi un web browser. Esattamente. Cioè, ma che Firefox che se magna? E quindi per navigare all'interno della pagina, se vedete esattamente la stessa pagina, per navigare all'interno della pagina era necessario andare avanti proprio da terminale, quindi... E questo era il futuro all'epoca, cioè questo era rivoluzionario. Esatto, quindi, che ne so, per navigare all'interno delle pagine, ne so, c'era help 10, scrivevi 10 e ti dava tutta sta roba che avevi finito di fare, scrivevi back, tornavi indietro e bla bla bla. Software, technical, e ti dà tipo, oh, questa è la prima descrizione del formato HTML, boom, ecco qua, bam, vai avanti, return, ok, ci sono tutti i dati, tutte le cose, ad esempio, puoi vedere tutte le specifiche. E così, sostanzialmente, funzionava così ci siamo per la maggior... rovinati la vita. Così ci siamo rovinati la vita. Così è iniziato. No, non è vero, ci siamo rovinati la vita. Comunque, per carità, come ogni cosa bella e grande nella storia dell'umanità, può essere usata per il bene, ma può essere usata anche per generare monnezza. Esattamente, Liquid Plumber. Questa è una cosa che mi ero dimenticato. Il Next, che quindi l'Apple Next era la macchina. Non era Apple. Era sviluppato da Steve Jobs, ma non era Apple. Era il periodo in cui Steve Jobs non era Apple. Ok, era il Next. Sostanzialmente è stato il primo server della storia, che è ancora conservato al CERN. Lo trovate, mi sa, nel museo della, sta al centro di calcolo. Il museo del centro di calcolo. C'è ancora lì il primo server HTML della storia. La cosa fantastica è che c'è ancora l'adesivo attaccato con la scrittura di Tim Berners-Lee. Anzi, Sir Tim Berners-Lee, perché nel frattempo è stato diventato, insomma, cavaliere. Che aveva scritto server do not turn off, perché ovviamente lì c'aveva proprio il World Wide Web. In quel preciso momento era quel computer, ok? Quindi se tu spegnevi quel computer era finita, cioè nessuno poteva accedere. Quindi ci aveva messo sticker sopra, di modo che, ne so, i colleghi o i tizi delle pulizie o sarcazzo che passava dall'ufficio, guarda, c'è sto computer acceso, mo io lo spengo. L'ha messo perché è successo la prima volta. Ah, è successo la prima volta. Di solito quando hai queste cose è perché è già successo. Esattamente. E quindi era lì. È un po', a me ricorda sempre la scenetta di IT Crowd, quando fanno credere a lei che la scatoletta con LED sopra è l'internet che funziona con i wifi. Ecco, c'è stato un momento storico in cui l'internet il web era quel computer. Fine. Che è ancora lì. Ok. Se venite al CERN lo potete vedere. Chiamateci. Allora, direi che ci avviamo alla conclusione. Sì, ce la fai? Vuoi di altro? No. Chi l'attilio? Se avete qualche altra domanda al volo rapida in chiusura, No, facciamo mezzanotte, 12. Siete ancora 120, ragazzi. Ma è fantastico, grazie mille. Cioè, noi abbiamo fatto sta roba, abbiamo iniziato, ma non avremmo mai immaginato di mantenere 120 persone. This is the internet. sì. E di mantenere 120 persone così in streaming. Io facciamo così, innanzitutto chiudiamo la registrazione per YouTube. Ciao amici di YouTube, grazie mille. Lasciateci un like se vi è piaciuta la puntata e complimenti se siete arrivati fino a questo punto. Scrivete domande sotto, e scrivete domande e commenti sotto, cerchiamo di risponderle sostanzialmente. E niente, basta. Ciao. Buonanotte amici di YouTube.